La divina volontà non ha, limiti. Non ha nessun limite. Prendo lo spunto, tra l'altro, ecco, anche per così sentirci completamente liberi, tranquilli, rilassati, quando il nostro cuore ci porta a, esprimere un'intenzione di preghiera per una particolare creatura, non vuol dire che escludiamo qualunque altra creatura. Una volta Luisa pregava insistentemente per una creatura in particolare. E Gesù le disse: ma sai che nella mia divina volontà la preghiera ha un valore universale, non si può fermare, è impossibile. Come si fa a dire alla luce: illumina questa parte della stanza e quest'altra no? O per un raggio di sole e dice: dirigiti lì oppure da un'altra parte no? Ecco, queste sono cose che noi tutti sappiamo. In realtà io vi posso dire quello che voi già sapete, però la ripetizione giova. La divina volontà è una scienza, è una dottrina talmente celeste e divina che, a differenza delle scienze umane, dove uno dice: ah, questo l'ho imparato, prende il dottorato, dice: adesso che imparo, adesso che, che noia. Nella divina volontà la sua storia è talmente eterna, talmente lunga, talmente inarrivabile. Non ci basterà l'eternità per vivere, per imparare la divina volontà. E che più ripetiamo queste verità, più ripetiamo questi elementi di questa scienza divina, e più si formano come vita dentro di noi. E allora sentiamoci pure tranquilli quando, da un moto di gratitudine, di generosità, di compassione nel nostro cuore, ci sentiamo di estendere una preghiera nei confronti di una creatura. Che Gesù dice a Luisa: ah, ho capito che cosa vuoi fare tu. Tu, il sole splende su tutti, ma tu vuoi prendere un raggio e lo vuoi cristallizzare, lo vuoi indirizzare in particolar modo su quella creatura, senza escludere tutte le altre. Tu, sì, sì, certo, Gesù, la gratitudine, oppure in questo caso la nostra compassione, il desiderio di benessere per quella creatura che ci spinge a fare questo. E dice: certo, figlia mia, tu sei libera di farlo. E così pure noi, perché no, possiamo pregare per una creatura in particolare e senza per questo escluderne alcuna. Ecco, noi abbiamo iniziato questa preghiera e continuiamo questa preghiera essendoci fusi nella divina volontà. In realtà non c'è atto più importante, abbiamo appena fatto l'atto più importante della nostra vita, adesso che cosa ci resta da fare? L'atto più importante della nostra vita. Non possiamo farne un altro che sia diverso, per forza l'atto più essenziale, l'atto più importante. E come sappiamo, chiamare lo Spirito Santo è la cosa che ci facilita di più, perché è lo Spirito che dà le sue emozioni, è lo Spirito che è il fautore insieme al Padre e al Figlio, ma Lui è il fautore del terzo Fiat, e non ci negherà mai il suo atto quando lo invochiamo. E lo stesso pure è importante cominciare a fonderci nella Divina Volontà, partendo, come abbiamo fatto, dall'umanità di Gesù. Perché senza l'umanità di Gesù non possiamo vivere nella divina volontà, è impossibile. Ecco, per questo nel volume 11, come ci diceva Carla, le prime lezioni che dà Gesù a Luisa sul vivere nel divin volere partono proprio dalla sua umanità. Poi svilupperà una serie di insegnamenti e porterà Luisa negli atti del divin volere nella sua Madre Santissima, nella creazione, nell'ordine della grazia, ma comincia nell'umanità di Cristo, nell'umanità di Gesù. Senza l'umanità di Gesù non solo noi non siamo salvati, ma non possiamo vivere nel divin volere, perché è in Lui che l'umano è unito al divino. E forse proprio su questo vogliamo pregare e riflettere oggi in modo particolare. In realtà avevo pensato che, siccome io sono bambina e mi sento così principiante, dico: che posso dire a questi miei fratelli che sono così appassionati, sono così completamente fusi, sono così pieni di verità? Io, arrivata in via Vetulione, dice: adesso scappo, non ci voglio andare. Così. Però ho pensato, ecco, cominciamo a girare nel divin volere. Entriamo dentro e cominciamo a fare giri completi nella divina volontà. Giri completi nella divina volontà. Ecco, il primo giro completo che possiamo fare nella divina volontà è il modo più semplice, tramite il segno della croce. Allora impariamo a trovare, e lo dico a me, impariamo a trovare spunti per fare giri completi nel tempo e nell'eternità, nella divina volontà.
facendo per esempio le preghiere della Santa Chiesa. Il primo può essere proprio il segno della croce. Una volta Luisa si trovava insieme a Gesù e sentiva gli angeli, i santi che dicevano «Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo!» e tutti quanti poi zitti. E tutti quanti guardavano lei. Dice «Ma perché?» E dice «È il compito dell'anima che vive nella Divina Volontà. La sua prerogativa è il come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen». La prerogativa di un'anima che vive nella Divina Volontà è il gloria, perché solo quest'anima in terra possiede l'atto conquistante e può prendere in un solo punto tutto il tempo e tutta l'eternità. Oppure la stessa benedizione, la benedizione che ci dà la Chiesa. Mi colpisce molto quando Gesù dice, per esempio, il segno della croce. Nel segno della croce è un atto divino in cui la Santissima Trinità non fa altro che ripetere in modo incessante l'atto della creazione dell'uomo. La Chiesa ci benedice nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, nel nome del Padre, il Padre dice, io ti ho creato del Figlio, a immagine e somiglianza del Figlio mio, e ti ho creato per farti vivere nel mio divin volere, e agogno, desidero ardentemente che tutte le creature ritornino a vivere nella mia divina volontà. Allora, perché noi ci segniamo continuamente con la croce? Perché la Chiesa incessantemente ci dà la benedizione, dopo i sacramenti, prima della messa, dopo della messa, e il sacerdote. Dovunque c'è questa benedizione. È l'atto di Dio che vuole ripetere l'atto proprio della creazione dell'uomo. Salve. Allora, dice, a noi piace tanto un atto, dice la Santissima Trinità, ci piace tantissimo un atto che noi facciamo e viene dal nostro divino volere, che non possiamo fare a meno di ripeterlo costantemente, continuamente. In realtà questo lo si vede forse nella personalità dei bambini. Non so se avete notato come i bambini piccoli, quando fanno un giochetto vogliono continuare a ripetere sempre lo stesso gioco. Cucù, ba, cucù, ba. L'adulto si scoccia, si stanca, dice vabbè adesso cambiamo gioco, devo fare qualcos'altro. Però i bambini vogliono ripetere sempre la stessa cosa. Questo ci dà un'idea. Ecco, noi invitiamo i fratelli nuovi arrivati a congiungersi con noi nel giro completo che stiamo facendo nella Divina Volontà, nel tempo e nell'eternità. E questo giro lo vogliamo fare con un segno di croce o con Gloria Patri. Ecco. Allora, dicevamo che ogni atto che la Santissima Trinità compie, che sia l'atto della creazione dell'uomo, che sia l'atto dell'incarnazione del Verbo, che sia l'atto dell'Immacolato Concepimento di Maria, che sia l'atto della creazione del Sole, sono atti che si trovano tutti in atto in questo contenitore infinito che è la Divina Volontà. È come se noi entriamo in un grande negozio, in un grande magazzino, e troviamo tutta questa merce che è a nostra disposizione. Allora, il vivere nella Divina Volontà è proprio entrare in questo magazzino infinito, in questo negozio dove tutto è libero, venite, mangiate liberamente, senza denaro, così ci invita la scrittura, venite a godere dei beni che sono presenti in questa Divina Volontà. E noi in ciascun atto che prendiamo lo possiamo fare nostro, e quest'atto è un atto che è continuamente in atto, come dire una merce che non scade mai, che sempre produce il bene per cui è stata creata. No, non c'è nessun problema, teniamoli anche accesi. C'è anche un atto della divinità che dice suono, e noi lo prendiamo come tale e lo riceviamo con gratitudine. Allora sentiamo il Padre che nel momento in cui la Chiesa ci benedice conferma l'atto della creazione dell'uomo. Prima lo fa e poi lo conferma. Confermare non è nient'altro che la ripetizione eterna di quello che si sta facendo. Un atto confermato nella Divina Volontà è un atto reso eterno nel tempo e nell'eternità. È un atto che non si può più fermare, è impossibile fermarlo. Non c'è nessun meccanismo, nessun marchingegno che possa stoppare un atto fatto nella Divina Volontà. Ed è il Padre che lo ripete. Il Padre insieme al Figlio e allo Spirito Santo. Allora ogni volta che noi ci segniamo con il segno di croce, il Padre crea, ci crea.
e conferma quest'atto della creazione. Vi ho creato immagine e somiglianza del figlio mio e desidero ardentemente che tutte le creature, con la potenza dello Spirito Santo, rientrino in quello stato divino che è lo stato della creazione dell'uomo. Allora noi quando ci segniamo con il segno di croce, facciamo eco al Padre, dice: tu mi hai creato, io sono figlio tuo, mi hai creato immagine del figlio tuo, e confermi in me questo atto. E io agogno, desidero ardentemente con lo Spirito Santo che tu mi riporti a quello stato di origine, in cui io venni creato. E questo lo facciamo insieme al nostro padre Adamo, che è la persona che ci può aiutare tanto, infinitamente. Povero padre Adamo, si conosce di lui soltanto il fatto che ha inguaiato tutta l'umanità. Per colpa sua siamo tutti inguaiati. Chi muore, chi porta gli occhiali, chi si ammala, chi ha dolori, chi deve soffrire, chi deve coltivare la terra col sudore alla fronte, e la donna deve anche partorire con dolori di parto. Tutte queste sono le conseguenze del peccato originale. Però ecco, gli atti di Adamo compiuti nella divina volontà sono intoccabili. E ogni volta che il Padre ci benedice, lui sente queste memorie che non riesce a cancellare. Lui li chiama i ricordi indimenticabili. Ah, i ricordi indimenticabili, una ferita che lo colpisce al cuore. Allora quell'atto, quel momento della creazione dell'uomo, si rifà atto in lui e lo vuole fare, lo vuole riconfermare per tutte le creature. E per questo anche il Padre Adamo, così come si univa a tutti gli atti che faceva Luisa, si unisce anche all'atto nostro, perché lui dice: voi dovete continuare laddove io mi sono fermato. E per questo dice a Luisa, proprio nel volume 20, in nessun'altra scritto che io conosca, il padre Adamo parla come persona, e dice a Luisa: finalmente il nostro Dio Santissimo ha portato alla luce della terra una creatura che doveva dare a Dio la gloria che io gli ho negato sottraendomi dalla divina volontà, e doveva dare a me, restituire a me la gloria che io, di cui ho privato me stesso sottraendomi dalla divina volontà. Allora è giusto che la corona che era stata a me è data a me, io la dia a te Luisa e a tutti i figli del divin volere. Allora come vuole Luisa, diciamo, per vivere nella divina volontà, chiediamo anche l'aiuto del nostro padre Adamo, che è il santo, bello, fresco, vigoroso in paradiso. Lui un peccato commise e non peccò più. E visse chissà quante centinaia d'anni con questa morsa nel cuore. E siccome lui aveva perso questi doni preternaturali che aveva ricevuto insieme al dono del divin volere, il dono della scienza infusa, il dono della immortalità, il dono della integrità, e aveva perso tutti questi doni, e per cui si ritrovò vestito di pochi stracci, si ritrovò soggetto alla morte, soggetto alle malattie e anche soggetto a dover imparare le cose tramite l'esperienza e soggetto anche all'ignoranza. Adamo conosceva tutto e conosceva anche tutte le scienze naturali, aveva la conoscenza di tutti i benefici delle piante, delle scienze, della medicina, di tutto. Perché diciamo che il suo essere era connesso in modo con tutta la creazione, incessante da questi raggi di luce. Una volta che si spezzò il suo rapporto con la divina volontà, perse questo dono e non lo poté più trasmettere ad Eva, perché quello era il suo compito. Eva, prima di essere sua moglie, era la sua figlia, era la sua discepola. Allora per questo vediamo che se anche Eva avesse peccato e Adamo l'avesse corretta, dice: no, io non mangerò di questo frutto. Egli avrebbe commesso l'atto eroico che avrebbe comunque consentito a lui di trasmettere, ritrasmettere il dono del divin volere ad Eva e a tutte le umane generazioni. Allora il fatto che lui lo perse, prima di tutto non aveva in sé la scioltezza, la conoscenza, la luce per poterlo trasmettere, e poi il solo ricordo di quello che aveva perso gli dava una tale stretta al cuore che lui si ammutoliva, non riusciva più a parlarne. Allora immaginiamo quanto dolore, con quanto dolore Adamo ha vissuto il resto degli anni della sua vita, tanti, tantissimi. Ma ebbe anche una grande speranza, la speranza della promessa del Redentore. Allora la promessa del Redentore, la donna ti schiaccerà il capo, e che, la promessa del Redentore che Dio il Padre fece nella Genesi proprio ad Adamo stesso, non è soltanto la redenzione dei rimedi, la redenzione dei mezzi, la redenzione dei cerotti, come dire: verrà mio figlio sulla terra, vi aprirà le porte del cielo con i sacramenti
Potrete entrare per il rotto della cuffia in paradiso? E in realtà, quello, la promessa che Adamo ricevette, come la interpretò lui stesso? Una promessa di redenzione completa, dal latino redeo redes, restituire, restituire tutto quello che ho perso, non soltanto una metà. Allora, ecco, anche la logica ci dovrebbe dire: Dio non ha finito la creazione, Dio sta ancora a metà, se non proprio all'inizio. E questo regno del divinvolere deve assolutamente tornare perché altrimenti non ha compiuto lo scopo per cui l'uomo è stato creato, non ha restituito ciò che lui aveva dato all'inizio della creazione. Leggiamo un passo, lo leggo a voi poi, per riconfermare, per sentire in noi l'atto ripetuto, confermato della creazione dell'uomo nel semplice atto di un segno della croce. Figlia mia, ti benedico di cuore, nell'anima e nel corpo. La mia benedizione sia la conferma della nostra somiglianza in te. Essa ti conferma ciò che la divinità fece nella creazione dell'uomo, cioè la nostra somiglianza. Perciò tu devi sapere che nel corso della mia vita mortale, in ogni cosa che io facevo, benedivo sempre. Era il primo atto della creazione che io richiamavo sulle creature. E per confermarlo, cioè per ripeterlo costantemente, incessantemente, benedicendo, invocavo il Padre, il Verbo e lo Spirito Santo, perché tutti e tre devono concorrere sempre in ogni atto della Santissima Trinità. Gli stessi sacramenti sono animati da queste benedizioni e invocazioni, sicché mentre chiama la somiglianza del Creatore nelle anime, chiama insieme la vita della mia divina volontà, perché ritorni come nel principio della creazione. A regnare nelle anime, perché essa sola tiene virtù di pennellare in esse al vivo la somiglianza di colui che l'ha creato, di farla crescere e conservarla coi vivi colori divini. Allora, se la nostra benedizione non è altro che il sospiro del nostro cuore di vedere reintegrata la nostra immagine nelle creature, e la ripetizione della nostra conferma di ciò che vogliamo fare, quindi la creazione dell'uomo e la ripetizione continua e costante. Il segno della croce che la Chiesa insegna ai fedeli non è altro che impetrare da parte delle creature la nostra somiglianza. E perciò, facendo eco alla nostra benedizione, ripete nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi, senza conoscerlo, la Chiesa con tutti i fedeli armonizzano con l'Eterno Creatore e vogliono la stessa cosa. Iddio, col benedire e pronunziare le parole Padre, Figlio e Spirito Santo, vuol dare la sua somiglianza. Le creature la impetrano col farsi il segno della croce, pronunciando le stesse parole. Questo passo sul segno della croce era dal volume 24, 29 luglio 1928. 1928. In cui si parla del segno della croce. Il segno della croce come atto ripetuto e confermato della Santissima Trinità, della creazione dell'uomo e del voler, dell'agognare di voler dare il dono del divinvolere. E noi che ce lo facciamo, riceviamo di nuovo quest'atto della nostra creazione e rispondiamo al Padre: sì, tu mi hai fatto in nome a immagine e somiglianza del tuo figlio e agogno insieme con te, che tu mi restituisca questo dono della divina volontà. E allora, ecco, noi possiamo fare tanti atti di fusione della divina volontà, lo possiamo fare in infiniti modi. Però ricevendo queste verità, possiamo avere la consapevolezza di poter coprire in tutto il tempo l'eternità con semplici atti e le preghiere che la stessa Santa Chiesa ci dà in continuazione, come il segno della croce. Un'altra, la preghiera del Gloria al Padre, ecco. In questo periodo di Quaresima il Gloria non viene cantato nella liturgia, però l'anima che vive nel divinvolere non può. Ecco, non si può l'anima che vive nella divina volontà esimere dal cantare il Gloria anche in tempo di Quaresima. È chiaro che i tempi e le liturgie della Chiesa sono fatti per così dare un passo nel tempo e per farci ripercorrere tutti gli aspetti della vita di Cristo, gli aspetti della vita della Chiesa. Ma nel divinvolere si concentrano tutti in un punto, per cui non possiamo almeno fare a meno di cantare il Gloria durante la Quaresima.
Come pure non possiamo fare a meno di ripetere le ore della passione il giorno di Pasqua. La menima che vive nel divin volere deve fare tutti gli atti contemporaneamente. Tutti gli atti. Non si può esimere. Allora, continuiamo a girare nella divina volontà, con il Gloria. Anche perché domani, anzi, oggi già, nella vigilia, Gesù verrà osannato come re. Viene chiamato Osanna, il figlio di Davide. Viene incoronato come un misero re terreno, il re che va a cacciare i romani, che sono gli invasori. E infatti poi, quando si è capito che questo re aveva altre mire, non erano quelle terreno, non era il reuccio dei nostri governi, dei nostri imperi, delle dominazioni, allora l'umana volontà sentiva che non gli serviva più questo re, e dopo una settimana l'umana volontà l'ha crocifisso. Allora, nel Gloria, facciamo un altro giro completo nella Divina Volontà. Innanzitutto, che cosa vuol dire Gloria? Che cosa vuol dire dare gloria a Dio? E noi immaginiamo la gloria, qualcosa di grande, qualcosa di fantastico. Impetrare il regno di Dio nelle creature. Impetrare il regno di Dio nelle creature, sì. Ecco, quando diamo gloria a Dio, una creatura dà gloria a Dio quando attesta, quando dà prova della propria origine divina. Allora, un fiore, come pure un animale, come pure una qualsiasi creatura, un essere umano, dà gloria a Dio quando prova alla luce del sole a tutti che dice: io vengo da Dio, ho in me l'immagine e somiglianza di Dio. Lo riconosce, lo proclama e compie in sé lo scopo per cui è stata creata. Quindi, soltanto nella Divina Volontà possiamo dare piena gloria a Dio, perché diamo piena attestazione della nostra origine divina. Siete dei figlio del Dio vivente, come dice il Salmo. Non c'è altro modo per poter dare gloria a Dio, o onore. Che cosa vuol dire dare onore alla Divina Volontà? Onore è un'altra bella parola, onore e gloria alla Divina Volontà, ma la definizione che Gesù ci dà, per esempio, nei volumi, mi pare nel volume 27, dico il 16 gennaio del 30, mi ha colpito questa definizione di onorare. Onorare vuol dire dare la possibilità all'altro di comunicare se stesso. Per esempio, quando riceviamo un regalo e lo accettiamo con gratitudine, onoriamo la persona che ce lo dà. Quindi onorare la Divina Volontà vuol dire dare alla Divina Volontà la piena opportunità di comunicare completamente se stessa. La Divina Volontà vuol dare tutto a se stessa. Onorare Cristo vuol dire dare l'opportunità a Cristo di comunicare tutta la sua vita, di essere il re dei re, di farci re come lui. Detto 27? Volume 27. Il 16 gennaio del 1930. Mi colpiscono proprio le ultime parole dei libri di Luisa, nel volume 36, il 28 dicembre del 38. Queste sono proprio le ultime parole. E sono da vedere, ma quali sono queste ultime parole dei 36 volumi? Onore e gloria alla Madre Santissima. Per esempio, dice: lei me li crescerà, guiderà i loro passi, li nasconderà nella sua maternità e santità. Si vedrà in tutti i loro atti impresso il suo amore materno e la sua santità. Saranno veri figli suoi, che mi somiglieranno in tutto. Oh, come amerei che tutti sapessero che chi vuol vivere nel mio volere ha una regina e madre potente, che supplirà a ciò che loro manca. Li crescerà nel suo grembo materno, e in tutto ciò che faranno starà insieme con loro per modellare gli atti loro ai suoi, tanto che si conoscerà che sono figli cresciuti, custoditi, educati dall'amore della maternità della mamma mia. E questi saranno quelli che la renderanno contenta, e la sua gloria saranno la sua gloria e il suo onore. Come possiamo onorare la nostra Madre Santissima? Accettando, ricevendo pienamente la sua maternità divina, permettendole di generare completamente Gesù in noi. Allora lei dice: fatevi trovare nel divin volere, perché quegli stessi atti che io facevo per Gesù da bambino, generavo tutti gli atti in lui, li farò per voi, li farò per l'anima che vive nella mia divina volontà. E saremo la sua gloria, perché daremo con lei attestazione della nostra origine divina. Siamo figli di nostra Madre Santissima, siamo figli del Padre Celeste, abbiamo un'origine divina, siamo dei figli del Dio vivente.
libro stampato. Allora, quando preghiamo il Gloria, mettiamoci nell'atto di voler compiere un giro completo nell'eternità. E anche se diciamo non so da dove cominciare, ecco, vediamo che cosa succede innanzitutto. Figlia mia, per chi vive nel mio volere, la sua santità ha un solo punto, è il Gloria Patri continuato. Col seguito, sicut era in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Questo è il volume 12, primo maggio del 1920. Non c'è cosa che non dia gloria a Dio, al tutto completa, sempre stabile, sempre uguale, sempre regina, senza mai mutarsi. Questa santità non è soggetta a rovesci, a perdite, è sempre regnare, sicché il suo fondo è il Gloria Patri, la sua prerogativa, prerogativa vuol dire la sua unicità, la sua qualità peculiare. Nessuna santità ha come prerogativa, come era nel principio, era sempre nei secoli dei secoli, vedremo perché, la prerogativa. E come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Allora, sempre immutabile, sempre ferma, sempre stabile. In realtà queste sono qualità divine, la sua immutabilità. Se ci pensiamo bene, che cos'è l'immutabilità se non una conseguenza della infinità? Una cosa che è finita, oppure che è limitata, c'è... Un inizio e una fine, c'è cioè un qualcosa oltre me in cui io non sono e quindi io non sono stabile, posso aprirmi e muovermi al di fuori, al di dentro di questa cosa, quindi qualcosa che non è completamente piena, che non è completamente compatta, che non è completamente sottovuoto, costipata, si muove necessariamente. Allora, se noi invece pensiamo che Dio è infinito, come fa lui a muoversi se dovunque sia lui è già presente? Si muove costantemente ma non si può muovere perché è già presente, in qualunque posto io sono. Allora la sua infinità è proprio una conseguenza della sua, la sua immutabilità è una conseguenza della sua infinità. Allora noi quando siamo piccoli, quando diciamo nel nostro umano volere, possiamo saltellare da un posto all'altro. I nostri atti sono finiti nel tempo e nello spazio. Faccio questo, ma potrei fare quest'altro. Faccio questo, ma sto perdendo questa opportunità. Sentiamo dei vuoti dentro di noi. Sto facendo questo bene, però sto trascurando quest'altra cosa. Abbiamo sempre qualcosa che desideriamo fare, qualcosa che è incompleto. Perché abbiamo dei vuoti dentro di noi. Non c'è l'infinità in noi, e per cui niente, cerchiamo di riempire questi vuoti. Metto questo qui, lo metto qui, adesso quello è vuoto. Come faccio? È come giocare con le pedine. E questa è un po' la mancanza della pace che si ha nell'umano volere. E la pace che può dare il mondo è una pace, come sappiamo, forse, non lo so, io l'ho sperimentato, forse anche ciascuno di voi, noi lo sperimento, lo ha sperimentato. È una pace che mette il fumo negli occhi e dice tu puoi riempire questo vuoto, però c'è un vuoto che lasci. Oppure questo vuoto, bene o male, poi alla fine si consuma, e resta un vuoto ancora più grande di prima. Invece soltanto nel divin volere entriamo in un ambiente divino dove è tutto pieno e dovunque noi ci troviamo siamo parte di questa pienezza. In qualunque atto ci troviamo all'interno della divina volontà stiamo coprendo tutti gli altri atti, stiamo facendo tutti gli altri atti. È come dire, forse l'abbiamo ripetuto anche l'altra volta, entrare in un mare che non segue le leggi della chimica o della fisica terrestre, ma in un mare in cui ciascuna goccia è un atto divino. Ma se io apro questa goccia, ci trovo tutto intero il mare dentro quella goccia. Per cui io in qualunque piccola goccia mi trovo dappertutto, mi trovo nell'intero mare. Allora, questa immutabilità, questa pace, questa fermezza è proprio una conseguenza del fatto che la divina volontà è infinita ed è presente nel particolare e nell'universale allo stesso modo. È presente universalmente ed è presente nel particolare, nel punto, allo stesso modo. Questa è proprio la prerogativa, l'unità della luce della divina volontà. E l'unità della luce della divina volontà è come dire, la Santissima Trinità è il centro di questa luce, ma dovunque si effonde questa luce contiene il tutto. Questa luce ingloba, incorpora, assorbe tutti gli atti e dovunque va questa luce fa il suo centro.
la Santissima Trinità si pone come centro. Per cui non esiste periferia in questa luce. In qualunque posto la luce è il centro. Come si dice, mi pare, nel volume 17, il sole della divina volontà, formando il sole nell'umana volontà, regna in esso come nel proprio centro. Allora, ritorniamo al nostro giro completo nel tempo e nell'eternità. Questo è il volume 19, 2 marzo 1926, il gloria dell'anima che vive nella divina volontà. Pregavo Gesù che mi desse la grazia di compiere la sua santissima volontà. E il mio amato Gesù, come se mi volesse sollevare, è uscito da dentro il mio interno e stringendomi forte al suo cuore santissimo, mi infondeva la sua forza. Luisa non si è mai sentita arrivata. Possiamo dire che alla fine del volume 19, il volume 19 è l'ultimo volume che ricevette il Nihil Obstat dal padre di Francia. Quindi i primi 19 volumi sono quelli che hanno fatto un po' il giro del mondo, perché avevano questo Nihil Obstat prima degli altri. A caso? Non credo. Perché? Perché già nei primi 19 volumi troviamo tutto il fondamento del vivere nella divina volontà. E Gesù vuole questo fondamento è fondersi innanzitutto nell'umanità di Cristo. L'umanità di Gesù è proprio resa a pieno in questi primi 19 volumi. E poi Luisa continua costantemente, incessantemente a fare l'atto più importante della propria vita. Dammi la tua santissima volontà, come se non ce l'avesse. Dice, ma adesso mi sono fusa nella divina volontà, adesso che mi resta da fare? Dice Gesù a Luisa. Dice Luisa a Gesù, come che ti resta da fare? Ti resta da fare l'atto più importante della tua vita, qual è? Fonderti nella mia divina volontà. Per cui non ci possiamo stancare di rifarlo. È l'unico atto. L'atto dell'anima che vive nella divina volontà è la cosa più semplice, la sua vita è una monovita, monoatto. L'unico atto che fa l'anima che vive nella divina volontà, con la propria volontà, è darla alla divina. Io l'ho data, adesso che faccio? La do, adesso che faccio? La do, adesso che faccio? La do. Perché l'umana volontà nella divina volontà acquista quella prerogativa della divina volontà, che è quella proprio di ripetere incessantemente lo stesso atto. Come fosse sempre in atto. Allora, quando si dice l'umana volontà resta schiacciata, è morta, è l'anima che vive nell'involere, questa passività dell'umano... No, non c'è anima più attiva, non c'è vita più avventurosa, non c'è viaggio continuo più esteso che quello dell'umana volontà nel divino volere. Allora, Luisa continua a viaggiare, dice, pregavo, volevo che... avessi la grazia di fare la divina volontà e continuamente rinnovavo, confermavo l'offerta della mia. In questo mentre si è aperto il cielo e sentivo che in tutti in coro dicevano Gloria Patri et Filii et Spiritui Santo. Non so come, a me è toccato di rispondere Sic ut era in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ma chi può dire quello che succedeva? Nella parola Patri si vedeva la potenza creatrice che scorreva ovunque, conservava tutto, dava vita a tutto. Il solo fiato di essa bastava a mantenere integro, bello e sempre nuovo tutto ciò che aveva creato. Allora, gloria al Padre. Gloria al Padre vuol dire dare gloria al Padre nell'atto del Padre in tutta la creazione. Si ripete quest'atto nella creazione. Allora, dovunque ci poniamo, in qualunque posto, che sia nella periferia, che sia nel centro, che sia nel fiorellino o nel raggio di sole, che sia nella nuvola o nel cielo, comunque quest'atto è presente, il fiat lux, e la luce fu. Allora, gloria al Padre. La Santissima Trinità concorre, però il Padre riceve gloria da tutto, il creato, perché il creato vuole compiere lo scopo per cui è stato creato, nell'opera della creazione, tutta l'opera della creazione, gloria al Padre. Gloria al Figlio, nella parola fili, si vedevano tutte le opere del Verbo rinnovate, ordinate e tutto in atto di riempire cielo e terra per darsi a bene delle creature. Allora, gloria al Figlio.
Il figlio è la rivelazione del padre. Il verbo, siccome verbo vuol dire parola, come leggiamo nel volume 6, verbo vuol dire parole, così come la parola che comunica. Senza la parola noi creature non potremmo comunicare, non ci possiamo leggere nel pensiero. Quella è un'altra creazione, un'altra natura. Sono gli extraterrestri, sono i film dell'orrore. Ecco, però a noi ci è stata data la parola. Perché? Proprio perché se il verbo, come tra noi non possiamo comunicare senza la parola, che sia parola parlata, parola ispirata, così se il verbo non si fosse fatto carne, non ci sarebbe stato alcun altro modo per la divinità di comunicarsi all'umanità. Allora possiamo dire che ogni nostra parola deve essere la figlia legittima del verbo, la figlia legittima della parola del padre. Vediamo un pochettino quanto è sacra la parola. La parola è sacra. Allora, se pensiamo a tutte le parole che noi proferiamo durante la giornata, quante sono figlie legittime della parola? Quante sono verbo incarnato? Mi colpisce moltissimo nel libro della Madre Santissima della Regina del Cielo. Dice, noi eravamo così pieni di volontà divina che non riuscivamo neanche a parlare tra di noi. Non è che si parlava o si chiacchierava, dice noi, oppure nel volume 1. La mia vita, dice, era sempre rivolta al Padre. Tutto richiamava il Padre. E dice, questi discorsi inutili, dice Luisa, ti svuotano, ti riempiono di polvere. Ti riempiono di polvere, ti distraggono. Non puoi fare come me nella Santissima, nella casa di Nazareth, dove proferivamo parole sante. Ogni parola era per dare gloria a Dio, ogni parola è per dare vita al Padre tramite il Verbo. C'è una frase di Nostra Madre Santissima, credo che l'abbia detta il Padre Gobbi, dice, fate in modo che la formazione di ogni vostra parola sia circondata da un profondo silenzio. Mamma mia, pensare quanto è sacra la parola, quanto è bella la parola. Quanto è bella la parola. La parola ci può riempire della parola o ci può svuotare completamente. Magari lo vedremo anche... ecco, no, lo voglio leggere adesso. Noi stiamo sempre facendo il giro nel tempo e nell'eternità. Non abbiamo tempo in eternità. Lo Spirito Santo ci porta di qua e di là. Adesso... apriamo, entriamo in quest'altra, in questa avenue, in cui adoriamo la sacralità della parola. E una delle cose che porta con sé il vivere nel divino volere è proprio il fatto che l'anima ha un rapporto diverso con la parola e anche con il silenzio. Pure Luisa diceva, io sento un profondo bisogno di silenzio, Gesù, sento un profondo bisogno di silenzio, e tu porti le creature, quindi le potevano venire a visitare quando avevano il permesso, il confessore dava il permesso di andare a visitare, così lui dice, ma no, Gesù, io sento sto profondo bisogno di silenzio, adesso devo parlare. Però Gesù non tollerava che lei potesse tacere su ciò che potesse far bene alle anime. Però Luisa sentiva in sé innato questo naturale, questo bisogno di silenzio. È necessario riposarsi nel suo proprio centro, che è Dio, diceva. Ma per potersi riposare in Dio, qui siamo nel volume 3, 20 maggio 1900, è necessario il silenzio interno, come al corpo è necessario il silenzio esteriore per potersi placidamente addormentare. Ma qual è questo silenzio interiore? È far zittire le proprie passioni, tenerle a posto, e imporre silenzio ai desideri, alle inclinazioni, agli affetti, insomma, a tutto ciò che non chiama Dio. A volte è proprio il silenzio esteriore che ci aiuta a mantenere il silenzio interiore, a far zittire tutto ciò che non è Dio. Un'altra cosa sul silenzio, secondo me è importante da dire, è che spesse volte si ha la tentazione di manifestare il proprio interno alle altre creature. Questa è una cosa che non dobbiamo fare, non dobbiamo fare.
è importante. Perché prima di tutto Gesù e Maria dicono: dovete fidarvi solo di me. L'anima che vive nel mio divin volere vive a mezz'aria. Solo io sono il tuo supporto, le mie braccia sono il tuo supporto. E tu, a mezz'aria insieme con me, aiuterai le creature, i supporti umani. Allora, per esempio, questo non avviene nella confessione. Quando il confessore manifesta, questo è il 6, volume 6, 18 luglio 1905, quando il confessore manifesta il suo modo d'operare interno alle anime, vi perde la foga di continuare ad operare. E l'anima, conoscendo lo scopo che il confessore tiene sopra di essa, si renderà trascurata e snervata nel suo operare. Facciamo un background qui, di cosa stai parlando. Mettiamo conto che un'anima vada al proprio direttore spirituale, il direttore spirituale le manifesta tutta la strategia che lui sta facendo nei suoi confronti e ti dice: voglio che tu fai questo perché così e penso così. No, non lo fa, non lo fa. Ecco. Allo stesso modo, se l'anima manifesta il suo interno agli altri, nello svelare il suo segreto svaporerà la foga, come una pentola a pressione, togli il coperchio. Allora nel momento sembra che l'anima si sfoga, e dice siamo un beneficio, sente questa pressione, si sfoga, però poi resta vuota, resta svuotata, rimanendo tutta indebolita. Se ciò non accade con l'aprirsi al confessore, nella sacralità del sacramento della confessione, perché la forza del sacramento mantiene il vapore e aumenta la forza e vi mette il suo suggello. Perché non succede nella confessione? Perché vi è la sacralità del sacramento. Perché si parla a Gesù Cristo, non a creatura. Allora, è importante anche ripetere fra di noi che i cenacoli sono giri nella divina volontà. Sono giri nella divina volontà. Non li utilizziamo per aprire il nostro interno alle altre creature. Se giriamo nella divina volontà, la divina volontà ci riempie dei suoi atti senza accorgercene. Ci risolve i problemi. Se invece andiamo a parlare, a verbalizzare il problema, questo sarà un utilizzo del verbo, della parola, per scopo umano. Questa è una cosa importante. Tra l'altro, Gesù dice, questo lo dico a me, cioè, chi molto parla è segno che è vuoto nel suo interno. Oh, ma... Volume 9, 8 maggio del 1909. Mentre chi è pieno di Dio, trovando più gusto nel suo interno, non vuol parlare, non vuol perdere quel gusto. Ci stenta a parlare. Chi molto parla è segno che è vuoto nel suo interno. Mentre chi è pieno di Dio, trovando più gusto nel suo interno, non vuol perdere quel gusto, ci stenta a parlare, e solo per necessità parla, e anche parlando non si parte mai dal suo interno, e cerca per quanto da sé è possibile di imprimere negli altri ciò che sente in sé. Mentre chi molto parla non solo è vuoto di Dio, ma col suo molto parlare cerca di svuotare gli altri di Dio. Non vi è capitato qualche volta, quando per carità il Signore ci porta dei fratelli che parlano, e uno sente svuotare la Divina. È così. Ripeti un po', imprimere negli altri, quello che hai detto, imprimere negli altri. E cerca per quanto è da sé di imprimere negli altri ciò che sente in sé. Mentre chi molto parla non solo è vuoto di Dio, ma col suo molto parlare cerca di svuotare gli altri di Dio. Allora, l'attitudine che vogliamo avere nella nostra vita, nei cenacoli, è proprio quello della pentola a pressione. Della pentola a pressione che tiene chiuso, diciamo, questo coperchio, ma comunque la Divina Volontà ha il modo di entrare in questa pentola a pressione, di continuare a riempirla, di espandere la capacità di questo contenitore. Allora, non apriamo il coperchio, diciamo, manifestando il nostro interno alle altre creature. Focalizziamoci sul giro nella Divina Volontà, sul ripetere gli atti che fa la Divina Volontà, sull'osservare gli atti che fa la Divina Volontà per ripeterli in noi. Tra l'altro, voglio dire, stavo dicendo al mio dolce Gesù, volume 12, 23 marzo 1920, vorrei nascondermi tanto da scomparire,
a tutti e che tutti si scordassero di me. Come se non esistessi più sulla terra. Immaginate la gente, voglio andare a visitare Luisa, io sotto miracolo di Luisa, Luisa dimmi questa parola, e voglio... Il Signore lo voleva perché comunque Luisa effondeva la luce di Cristo alle anime. Però l'innato bisogno di Luisa era quello di del profondo silenzio. Così come pure Adamo viveva prima del peccato, in un profondo silenzio che era un atto continuo di gratitudine e di adorazione. Allora copiamo l'atteggiamento del nostro padre Adamo. Quando è che lui si è distratto? Quando è che lui ha peccato? Quando si è distratto dall'adorare e da ringraziare Dio? Mica quando ha morso la mela, no. Il suo peccato è stato compiuto, maturato, quando aveva detto Adamo e lui si è girato. In quel momento si è già svuotato. In quel momento si è distratto da Dio ed ha aperto il coperchio e il peccato è potuto entrare in lui. Allora lui aveva una profonda esigenza, desiderio di silenzio. Dice, volevo che tutti si scordassero di me, come non esistessi più sulla terra, come mi pesa il dover trattare con persone, sento tutta la necessità di un profondo silenzio. No, allora vivere nel divino volere non è un vivere sociale o di non voler trattare con le creature. Però la vita nella divina volontà è fondamentalmente una vita di atti interiori, perché all'esterno non cambia niente. I nostri doveri sono quelli che dobbiamo fare, il nostro lavoro è quello che dobbiamo fare. Però è tutto l'interno della creatura e si viene ad arricchire, ad impegnare in un lavoro a tempo pieno, che è quello di ripetere costantemente, di entrare, di girare costantemente negli atti della divina volontà. Pure Luisa dice, qualsiasi atto, qualsiasi circostanza, un'offesa che Gesù riceve, una cosa che sento, un cielo che guardo, una parola che ascolto, tutto diventa una opportunità di una nuova fusione nel divin volere. Allora l'anima che vive nel divin volere è come dire, ha a sua disposizione questi trilioni di atti e lei se li gode, se li mangia, opera insieme con loro, li offre. Tutti gli atti che ha fatto Gesù, tutto ciò che è presente nella creazione, gli atti di Nostra Madre Santissima. Allora, vediamo, ci rendiamo conto come il vivere nel divin volere è di più che chiamare la divina volontà a fare ciò che sto facendo io. Quello sì è l'inizio, quello è per fondersi, ma è soltanto l'inizio. Vieni divina volontà a camminare in me, a pregare in me, a fare tutto in me. Ma è come dire, la divina volontà dice, adesso io sono scesa a fare tutto ciò che fai tu in me, ma per uno solo scopo, che tu adesso sali a fare gli atti che sto facendo io. E questo è quello che vogliamo fare, perché stiamo ancora facendo un atto completo, un giro completo nel tempo e nell'eternità, tramite il Gloria. E lui, muovendosi nel mio interno, mi ha detto, tu vuoi nasconderti e io ti voglio come candelabro che deve dar luce. Questo candelabro sarà acceso dai riverberi della mia luce eterna, sicché se tu vuoi nasconderti, non nascondi te, ma nascondi me, la mia luce e la mia parola. Allora, c'è un silenzio che Gesù non tollera, il silenzio sulle sue verità, il silenzio sulle verità del vivere nel divin volere. Questo lui non lo può tollerare, perché è un gloria continuo, un gloria eterno che si manifesta e si comunica a tutti. E infatti dice, il segno che l'anima fa parte della famiglia celeste, vivere nel mio volere, è che vuole il mio volere, vuole la mia volontà, abbiamo lo stesso scopo, lo scopo è l'unico. Questo scopo lo vuole con la mia volontà. La terza condizione è che sta in questa divina volontà come fosse casa sua, si trova a suo agio tra gli atti. Che bello, questa è casa mia, questa è casa nostra, gli atti del divin volere. Noi ci possiamo trovare a vivere le nostre circostanze esterne, il nostro ambiente, nel tempo e nello spazio. Però la casa dove ci sentiamo protetti, le compagnie, gli amici, i protettori, i padri, i figli, sono gli atti nel divin volere. Gli angeli, i santi, gli atti della creazione, gli atti di Gesù, sono tutti figli del divin volere, sono i nostri compagni, i nostri confidenti, i nostri confessori. E da essi riceviamo la paternità del Padre, la maternità divina, la protezione degli angeli, tutto, la comunicazione delle verità. Allora sentiamoci nella divina volontà come a casa nostra, tanto, tanto che sarà talmente atroce fare delle scappatelle che ce ne pentiremo tanto che non riusciamo a vivere fuori di questa divina volontà.
E quando in noi entra l'umano, quando in noi entra l'umano, quando facciamo qualche scappatella, ecco, la vita nella Divina Volontà è così totale, così completa, che quando Gesù permette che la creatura ecco, faccia una scappatella, lo permette, dice, a volte io permetto anche la colpa nella creatura, lo permetto, per accenderla ancora di più a fare cose più grandi per me, per sentire quanto è grande quello che le do, per sentire quanto grande quello da cui si è momentaneamente allontanata, per accenderla a fare atti ancora più continui. Allora, quando noi facciamo delle nostre scappatelle, e non ce ne dobbiamo amareggiare troppo, sono proprio delle cose che Gesù permette per nostra, per il nostro bene, per aumentare la nostra capacità, per farci sentire nulla. Guai a noi se non avessimo le scappatelle. Che tanto Gesù, lui compensa tutto, anzi, è proprio quello lui che vuole. Non abbiamo letto, non chiedermi la data perché non me la ricordo, cioè, una volta che l'anima si decida a entrare nel mio volere, se è macchiata io pulisco tutto, se c'è l'umano, la polvere, io, se ci sono i chiodi del peccato io li frantumo, le spine dell'umano io le polverizzo. Allora Gesù che compie, l'importante è noi compiere questo atto. Allora, se la purificazione la compie Gesù, io non devo aspettare di sentirmi puro, di sentirmi arrivato, di sentirmi, ecco, ho finito il cammino della santità umana, sono a posto con tutte le virtù, adesso posso entrare al divin volere. Se aspettiamo quello, non possiamo, non abbiamo tempo, non abbiamo la possibilità. Non abbiamo il dono del bagaglio delle virtù umane, dei santi, delle santità umane, perché non ci serve, perché siamo proprio il fondo del barile. Allora, il dono del divin volere è proprio un dono, è il dono che si dà ai miseracci, proprio, alle creature più deboli, alle creature più vuote. Per questo ce lo dobbiamo prendere, appropriarcene. Trovando gusto, nel suo interno non vuole perdere quel gusto, ci stenta a parlare e solo per necessità parla. E anche parlando non si parte mai dal suo interno e cerca per quanto da sé di imprimere negli altri ciò che sente in sé. Secondo me lo possiamo sperimentare, ciascuno lo può sperimentare nella propria vita. Ci sono dei discorsi o delle parole che, se non sono verbo, figlie legittime del verbo, se la formazione di questa parola non è circondata da un profondo silenzio per dare a questa parola la nobiltà, la dignità, la regalità di figlia legittima del verbo, che è la seconda persona della Santissima Trinità ed è la rivelazione, la comunicazione del Padre, se questa parola non ha queste caratteristiche, naturalmente ci svuota di Dio. Lo possiamo provare, lo sperimentiamo tante volte nelle nostre conversazioni, nelle nostre telefonate. Ecco, a volte alcune interazioni ci riempiono di Dio, altre volte ne restiamo vuoti. Allora lo possiamo sperimentare, lo possiamo vedere già da come ci sentiamo noi stessi, qual è l'effetto che hanno su di noi, qual è il frutto che producono, se è la parola di vita eterna oppure è il vuoto, la manifestazione del proprio interno, l'aprire il coperchio della pentola a pressione per cui si resta poi vuoto. Ah, dobbiamo richiudere tutto nuovamente. Ecco però, noi stiamo facendo un giro nel tempo. Voglio dire, mi scuso se faccio un po' avanti e dietro così, però ecco, questo giro è comunque prende diverse direzioni. Ritorniamo però a compiere questo giro nel tempo e nell'eternità. Siamo arrivati al punto in cui Luisa stava lì e diceva, tutti stavano aspettando lei, stanno aspettando noi, come era nel principio, era sempre, dei secoli, anni. Allora, come era nel principio? Nel principio era il verbo, e il verbo era presso Dio, e il verbo era Dio. Allora, ora ci troviamo noi in questo contenitore infinito che è la Divina Volontà. Perché? Perché lo vogliamo, perché ci siamo fusi nel divin volere, perché abbiamo compiuto il nostro atto preventivo stamattina, abbiamo compiuto un altro atto preventivo prima del nostro cenacolo, ci siamo fusi volontariamente nella Divina Volontà. E compiamo tanti atti attuali, nel senso che in ogni istante vogliamo riconfermare il nostro desiderio di voler stare dentro questa Divina Volontà.
Per cui adesso ci troviamo in un ambiente, in un'atmosfera divina, in cui se potessimo vedere abbiamo tutti gli atti di Dio a nostra disposizione. Lui, gli angeli, i santi, nostra Madre Santissima, sono qui che proprio pendono dal nostro atto, pendono dalle nostre labbra. Tutto il cielo, gli angeli, i santi, i beati, pendono dal nostro respiro. Perché? Perché in cielo la divina volontà è conquistante e trionfante, come dire, Big Bang ha detto stop. Non c'è possibilità di fare nuovi atti, nuove conquiste. Tutti godono dei loro atti confermati nella divina volontà, perché Dio, una volta che sono entrati in cielo, gli ha messo il sigillo divino, e godono degli atti della divina volontà presenti nel divin volere in cielo, e sono tutti, secondo la propria capacità, cristallizzati e, come dire, attratti nell'adorare Dio, la visione beatifica. Ma dove c'è un nuovo atto che è fonte di nuova beatitudine? Addirittura nuova beatitudine, nuove conoscenze per quelli che stanno in cielo. Sta qui sulla terra. Allora, ogni volta che la divina volontà manifesta una sua verità, come lo sta facendo adesso in noi, il cielo e terra stanno muti, riverenti, in adorazione. Parla, sta parlando. Allora, perché? Perché vedono una nuova conoscenza che viene manifestata sulla terra ad una creatura che prima non ce l'aveva. È come dire, vedono la continuazione di quello che il Padre doveva fare con Adamo e non ha potuto fare, la continuazione della creazione. Una verità che loro non possedevano sulla terra, adesso viene manifestata sulla terra, in una creatura che vive nel divin volere. E pertanto, siccome vive nello stesso volere in cui loro vivono in cielo, c'è perfetta comunicazione. Non c'è possibilità di barriere, non ci sono vetri, non ci sono porte, non ci sono cancelli. È una comunicazione continua. Allora, come dire, la manifesta a noi nel divin volere come se la manifestasse a loro in cielo. E ricevono una nuova verità. Però dove si può compiere un nuovo atto? Il nuovo atto si compie sulla terra. Allora loro aspettano, riverenti, che questa conoscenza si trasformi in atto in noi. Cioè che questa conoscenza venga attualizzata nella creatura. Perché? E perché ricevono la gloria di un nuovo atto, di una nuova creazione spirituale nella divina volontà, che loro non possono fare. E siccome l'atto della creatura nella divina volontà abbraccia, prende e inonda tutti gli atti degli angeli e dei santi, che loro godono adesso come effetti del volere divino, non ne hanno la fonte in loro, ma come effetti, allora io prendo tutti gli atti degli angeli e dei santi, come dire, una corrente che scorre in loro e da loro tante beatitudini, ma loro non hanno la fonte di questa sorgente. Io la prendo in me, siccome ho la fonte in me, la divina volontà, uso questi atti per fare un nuovo atto. Allora, come dire, tutti gli atti degli angeli, dei santi, che sono effetti della divina volontà, diventano fonte di un nuovo atto. Come dire, una sorgente che diventa, un'acqua che scorre che diventa fonte. Allora, quello che loro non possono godere, non hanno potuto godere, e non possono godere in cielo come fonte propria del divin volere, lo possono godere tramite gli atti fatti sulla terra dall'anima che vive nella divina volontà. Allora, per questo sono riverenti e aspettano, come era nel principio. Ecco, che succede adesso nel principio? Noi stiamo entrando, niente po' di meno che negli atti ad intra della Santissima Trinità, prima ancora che venisse compiuta la creazione. Nel volume 11 e poi in altri volumi troviamo l'anima che vive nella divina volontà partecipa anche degli atti ad intra della Santissima Trinità. E che sono sti atti ad intra? E gli atti ad intra sono gli atti che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo fanno tra di loro, che è l'atto del Padre che genera il Figlio che è generato dal Padre, che ama profondamente il Padre, e il Padre e il Figlio si amano e lo Spirito Santo procede. Allora questo atto ad intra, che è un continuo atto, un atto di adorazione, di beatitudine, che forma il regno dell'ordine e della pace perfetto nella Santissima Trinità, ecco cosa c'è in questo come era nel principio.
gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo e l'anima sacra, come era nel principio. Entriamo negli atti ad intra della Santissima Trinità. Il Padre genera il Figlio, il Padre genera il Verbo. Il Verbo è presso Dio e il Verbo è Dio. Come dire, il Verbo è a principio, all'inizio di ogni cosa, ed è stato creato prima, è generato nel Padre prima che venisse creata tutta la creazione, ed è stato creato per la gloria del Padre, è stato generato dal Padre per il Padre. Entriamo in questo atto come era nel principio. Ora già implica il concetto di tempo. Ora implica un concetto di tempo, il tempo e lo spazio. Qual è la prima creatura che è stata creata? Il tempo. Senza tempo c'è l'eternità, senza tempo non ci sono le leggi naturali, senza tempo non c'è la creazione. Allora in realtà il fine, diciamo, come dire, la parete tra il tempo e l'eternità è proprio la creazione di questa creatura chiamata tempo. Infatti possiamo immaginare prima tutti gli elementi, gli elementi anche naturali, presenti in una sorta di caos. Il fiat della creazione è un atto ordinatore. Quando Dio dice fiat lux, crea la creazione, determina e crea le leggi naturali e il tempo. Una volta che noi diciamo ora, come era nel principio, ed ora, entriamo nel tempo. E quindi il Verbo si incarna. Il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. E il Verbo si è fatto carne ed ha regnato in mezzo a noi. Ora. Perché Gesù, una volta incarnato, è entrato nel centro, si è formato vincolo dei tempi, rimedio e modello per tutte le creature. Il Verbo si è fatto carne e viene ad abitare in mezzo a noi, la Genesi, capitolo 1, versetto 14. L'umanità di nostro Signore fu vincolo dei tempi, rimedio e modello. Come dire, il Verbo è il primo, generato dal Padre, ed entra all'interno della creazione ora, nel centro del tempo, nel centro dell'umanità, nel centro delle creature, nel centro dei secoli, e si pone come vincolo e modello, rimedio per tutti. Quindi una volta che noi diciamo come era nel principio ed ora, entriamo nel tempo ed entriamo nel fiat lux, entriamo nella incarnazione del Verbo per cui tutto è stato creato. E quindi facciamo un giro completo non soltanto negli atti ad intra della Santissima Trinità, ma nell'atto della creazione. In tutti gli atti della creazione, negli atti della redenzione, entriamo nel tempo. Allora questo al di fuori della divina volontà non si può fare. E allora se noi abbiamo questa consapevolezza che già dicendo un gloria patri, io riempio il tempo e l'eternità di una nuova gloria, di un atto che dà beatitudine divina e gloria divina al Padre e a tutte le creature, ai beati, ai santi del cielo, e impetra il regno del divin volere per tutte le creature. Allora, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Allora l'anima che vive nella divina volontà è l'unica che può abbracciare l'eternità, il tempo, li mette in tutt'uno e li ridà al Padre, nei secoli dei secoli. Allora, gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo. Come era nel principio, nella Santissima Trinità, ed ora il Verbo si incarna, tutta la creazione viene creata per Lui. Il Verbo si incarna, parla ed opera, compie la redenzione. Con il principio, ed ora è sempre nei secoli dei secoli. L'anima che vive nel divin volere può prendere tutti gli atti ad intra della Santissima Trinità, ad extra, quando il Verbo si incarna, cioè fuori, al di fuori l'opera della creazione e della redenzione, ne fa un unico pacchetto, un unico atto, e in nome di tutti lo ridà al Padre. Quindi, ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. In secula seculorum. Da questo possiamo anche vedere come Il verbo, l'incarnazione del Verbo, l'umanità di Gesù, è un atto primo, è un atto centrale, è un atto necessario. Allora, nel vivere nella divina volontà, è importante fondersi nell'umanità di Gesù, prima di tutto perché il primo atto che fa la divina volontà, ad extra, è l'incarnazione del Verbo. Riposiamoci un attimo che il cervello...
Allora, fermiamoci a considerare per un momento l'incarnazione di Gesù, l'incarnazione del Verbo. L'incarnazione del Verbo, abbiamo detto, un atto, è l'atto primo. Qual è il primo atto che fa la Divina Volontà? Ad extra? Entra, crea il tempo e lo spazio. Questo, diciamo, è il primo atto che è stato fatto, la creazione del tempo. Ma entriamo nella Divina Volontà. In questa Divina Volontà ci sono tutti gli atti. Qual è quello che logicamente ha il primato su tutto? Non, non temporalmente. Allora, Adamo è il primo atto. Adamo è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. Allora, Adamo ha un corpo. L'anima e il suo spirito ha immagine e somiglianza dello spirito di Dio. Ma il corpo dove l'ha preso? Qual è il modello? Allora, non è il primo atto quello di Adamo, perché Adamo è stato fatto a immagine e somiglianza del Verbo incarnato. Allora il Padre, diceva adesso, allora, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo si distillavano i riflessi del loro essere, diceva adesso, mettevano le ossa, lo cospargevano così, i muscoli, i tendini, tutto quello di questo, un pezzetto di terra, gli hanno fatto il corpo da un pochino di terra, calcio, fosforo, potassio, magnesio, ossigeno, carbonio, eccetera, tutto quello di cui siamo fatti. Ma qual è il modello? Qual è il modello del corpo di Adamo? Dove l'ha preso? È Cristo. È Cristo. Siamo nell'atto unico. Sì, ecco. Gli atti del Verbo umanato esistono eternamente. In virtù di questi atti del Verbo umanato, Adamo poteva vivere nella Divina Volontà. Il fatto che Adamo, nella Genesi, avesse accesso a tutti gli alberi, e in particolar modo all'albero della vita. L'albero della vita non è altro che il Verbo umanato, gli atti di Cristo incarnato. Era in questi atti che lui riceveva la vita della Divina Volontà, perché in questo lui aveva la conoscenza degli atti del Verbo umanato. Proprio perché questi atti, l'atto madre, la matrice, è Gesù Cristo. Allora, prendendo dalla fonte di questi atti, lui poteva fare atti nella Divina Volontà. Allora, qual è il primo atto fatto dalla Divina Volontà ad extra? Qual è il primo atto? L'atto primo, non nel senso di, nel nostro, è l'incarnazione del Verbo. L'incarnazione del Verbo. L'incarnazione del Verbo, è l'atto primo. Il primo atto. D'altro canto, lui si comincia il volume 1 con che cosa? Gli eccessi d'amore nell'incarnazione del Verbo. Non comincia con la creazione d'Adamo, anzi, la creazione d'Adamo lo troviamo nel volume 28, comincia a esplodere la creazione dell'uomo. C'è qualche cenno all'inizio, perché Adamo peccò, perché volle dimenticare che lo amavo, eccetera. Però proprio nella sequenza, nello sviluppo di queste verità, si vede come Dio comincia dal principio e dice poi tu hai una lunga via da fare. Spesse volte Luisa si trova a fare questa lunga via di centinaia e centinaia di chilometri. Si erano arrivati? No, continua. Tu devi arrivare all'inizio, devi arrivare all'inizio. Come dire, devi chiudere il circolo dell'eternità. Si comincia dall'incarnazione del Verbo e la fine è proprio il ritorno al modello dell'uomo fatto a immagine e somiglianza dell'incarnazione del Verbo. Sì. L'Alfa e l'Omega, bravissimo. Allora il primo atto, per questo l'umanità di Cristo, per Gesù Salvatore, noi nel credo diciamo... per noi e per la nostra salvezza discesa dal cielo, non per la nostra salvezza, per noi perché? Allora, per la nostra salvezza discesa dal cielo, ma se Adamo non avesse compiuto il peccato, non avremmo per la nostra salvezza, per noi discesa dal cielo, ma per noi per cosa? Perché possiamo vivere, per Adamo discesa dal cielo, perché Adamo aveva un re, un modello che era vero uomo e vero Dio. Allora, questo Gesù batte tanto sulla verità. Il primo scopo della mia incarnazione fu proprio quello di ripristinare il regno della Divina Volontà. E i due libri più belli, si può dire, i due libri significativi della Bibbia, l'Alfa e l'Omega, nell'Apocalisse, che cosa troviamo alla fine? Anzi, un passo indietro. Dopo che il peccato è stato commesso, Dio mette l'angelo di fronte
all'albero della vita con la spada roteante e impedisce l'accesso all'uomo a questa, perché non abbiamo più accesso agli atti divinizzati dell'umanità del Verbo incarnato. E quindi Adamo, prima poteva fare, ogni atto era un atto universale, perché traeva la sua origine in un atto divino, che erano gli atti modello del Verbo umanato. Poi non potendo trarre la linfa, non potendo essere più innestato e quindi partecipare della linfa di questo albero, faceva i suoi atti che come si accendevano si spegnevano. Era atroce per povero Adamo. Allora il primo atto, atto primo della divina volontà, è l'incarnazione del Verbo. Tanto è vero che nel volume 23 Luisa si trova a girare negli atti, nell'atto dell'incarnazione, dice: ma perché non posso fare a meno di entrare in questo atto? Perché non posso fare a meno di fare gli eccessi, di entrare negli eccessi d'amore dell'incarnazione, che non è la novena di Natale, sono gli eccessi d'amore nell'incarnazione del Verbo, che è atto primo della divina volontà. Come per dire, il fondersi dell'anima nella divina volontà, prima pagina del volume 1, diciamo, i primi eccessi. E dice, la mia divina volontà prima ti fa fare i fatti e poi ti spiega, questo tuo atto che fai è un atto necessario, è un atto di giustizia, di giustizia. E voglio dire, atto di giustizia vuol dire che è proprio nell'ordine di un atto che spetta di diritto a Dio. Infatti devi sapere che il primo atto che la mia divina volontà fece è di concepirsi nell'umanità di Cristo. Allora se tu non entri in quest'atto della incarnazione di Gesù, del Verbo, e non metti il tuo ricambio di amore, il tuo ringraziamento, è come dire, Dio può fare mai un atto che non riceve la corrispondenza da parte delle creature? No. E poi soprattutto se questo è l'atto primo della divina volontà, come fa allora il regno della divina volontà a venire a regnare sulla terra se proprio l'atto primo non riceve la corrispondenza da parte della creatura? Il Verbo, il regno non si può svolgere. Tant'è vero che Gesù dice, se tu non fai questo atto, il Verbo non si incarna. Allora in eterno, il nostro atto di entrare nella umanità di Cristo e di entrare nell'atto dell'incarnazione proprio del Verbo fatto carne, è un atto che è necessario, di giustizia, altrimenti è un atto che di diritto spetta alla divina volontà. Talmente di diritto che se noi non lo facciamo il Verbo non si incarna. Io non lo posso fare nel tempo, però nell'eternità è fatto. Se non lo faccio io, il Verbo per me non si incarna. Allora, il primo atto che fa la divina volontà è l'incarnazione del Verbo. Questo atto è un atto primo, non soltanto è l'atto primo, ma è l'atto centrale. Infatti Gesù, quando si incarna, ed ora, entra in mezzo ai secoli, in mezzo ai tempi, in mezzo ai popoli, in mezzo al macello di Gerusalemme, in mezzo a tutto. E si fa vincolo di tutti i tempi, si pone come modello e offre il rimedio perché tutti possano raggiungere attaccarsi a questo nuovo vincolo tra l'umano e il divino. Quindi Gesù entra nel tempo, entra nell'eternità. L'eternità che entra nel tempo, una frase tanto cara a Giovanni Paolo II, l'incarnazione del Verbo. Questo in realtà, non lo so, io ho fatto una specie di disegnino. Immaginiamo che noi quando, per esempio, preghiamo il rosario, abbiamo tanti granelli, no? Tanti grani. E quando abbiamo, per esempio, ci fondiamo nell'atto dell'incarnazione del Verbo, nel mistero gioioso dell'Annunciazione, è come se noi prendessimo questo grano, questo atto dell'incarnazione del Verbo, però in realtà questo è il primo, però è anche quello centrale. È come se questo grano scappasse dalla periferia e si ponesse al centro, come, diciamo, raggio che dà vita a tutti quanti gli altri atti nella Divina Volontà. Questo ci serve anche per, diciamo, per utilizzare il rosario come un giro continuo nella Divina Volontà. E allora perché il primo mistero gaudioso è l'incarnazione del Verbo, l'Annunciazione Angelo Maria, sì, è l'incarnazione del Verbo, perché è l'atto primo, ed è anche atto centrale che fa un centro della ruota su cui si reggono i grani di tutto quanto il rosario. Non soltanto è atto primo, ma atto centrale, ma anche è atto necessario, perché è per lui che tutto fu creato, è per lui. Il creato è stato fatto come giardino, come palestra, come corteggio, come decoro
per poter adorare il Verbo incarnato. Gli angeli sono stati creati per adorare il Verbo incarnato, per adorare la divina volontà nel Verbo incarnato. Come... E noi siamo stati fatti per il Verbo incarnato, quindi è un atto necessario. Intanto, se il Verbo non avesse preso carne, non ci sarebbe nessun altro mezzo per poter unire Dio all'uomo. Allora, ecco, per questo negli scritti di Luisa è tanto importante il fondersi nell'umanità di Cristo. E proprio parte da questo principio, perché l'incarnazione del Verbo è proprio il primo atto che fa la divina volontà. È un atto centrale da cui si reggono tutti quanti gli altri atti. Infatti pensiamo che la divina volontà è un sole che ha questo centro, la divina volontà è un cerchio eterno. E il centro della divina volontà è l'umanità di Cristo. E chi vive nella divina volontà vive in questo centro. Quindi è un atto centrale, ma anche un atto necessario, senza del quale non soltanto noi non siamo salvati, ma non siamo. Un'altra cosa che magari possiamo, diciamo, magari non so, prima di concludere, siamo stati, possiamo dire... Vedere come la divina volontà ha regnato nel Verbo, il Verbo ha portato il regno della divina volontà e regnava dentro di lui, ma in realtà la divina volontà ha regnato sempre. Allora, con quali regimi ha regnato la divina volontà? Se noi facciamo, per esempio, una carrellata dall'inizio, nel regno della creazione, se pensiamo alla creazione, la divina volontà regna. Qual è il regime della divina volontà nella creazione? Le leggi naturali, la fisica, la chimica, ecco, nessuna stella si sposta, è il regime perfetto, come si dice, questo regno dove il re è la volontà di Dio, il popolo sono tutte le cose create, è il regime, il tipo di governo, noi nei nostri termini umani diciamo monarchia costituzionale, federazione di stati, repubblica, dittatura, eccetera. Qual è la serie di regole, di legislazioni, di cose che regolano questo regno? Regolano i rapporti tra il re e il popolo, le leggi della creazione, le leggi naturali, nel regno della creazione. E poi, quando, dopo il peccato, quando nell'Antico Testamento, per esempio, quando Dio ha cominciato a manifestare proprio dall'inizio la sua divina volontà, nell'Antico Testamento la divina volontà ha cominciato a manifestarsi e ha dato un nuovo regime, quello che si dà ai bambini discoli, all'uomo. E questo regime è il regime dei comandamenti. Quindi c'è il regno della divina volontà sulla terra, ma il regime di questo regno è chiamato comandamenti. Non fare questo, non fare quest'altro, non uccidere, non rubare. Quindi, diciamo, la prerogativa dell'anima del divin volere è il come in cielo così in terra. Come ci arriviamo? Perché? Quando Gesù si incarna, il regno completo della divina volontà è dentro di lui, però lui viene a portare l'ordine della grazia. Con il suo sacrificio apre le porte al cielo e porta il nuovo ordine della grazia, la grazia dei sacramenti, con il battesimo. Ci viene ad aprire un nuovo orizzonte, ci dà lo Spirito Santo, per cui siamo illuminati, non siamo più proprio delle pietre ottuse, ma possiamo ricevere le ispirazioni dello Spirito Santo. Questo regime del regno della divina volontà, dopo la redenzione, è il regime dell'ordine della grazia. Adesso invece, proprio con il regno del divin volere, il regno della divina volontà continua ad esistere, ma raggiunge la perfezione del suo regime. E il regime si chiama come in cielo così in terra, nel senso che quali sono le regole, quali sono i rapporti che legano il re con il popolo. Non ci sono più delle leggi impersonali, naturali, come nella creazione, in cui non c'è la vita del re. Non sono i comandamenti, in cui c'è il semplice comando e l'ordine. Non è neanche l'ordine della grazia, in cui misticamente, per grazia e per ispirazione, come una sorta di emanazione della luce del sole, il popolo riceve degli effetti del grande re. No. E nel regno della divina volontà, in cui la divina volontà regna come vita nella creatura, è proprio la vita del re che diventa il modo di vivere dei re, non dei sudditi, non degli schiavi. E quindi Gesù viene chiamato il re dei re, perché è un re non come il re della terra, che magari alzano le tasse, abbassano le tasse, da questo fa un re magnano, un re buono, è un re che
la sua stessa vita la mette a disposizione del suo popolo, quindi tutti vivono della vita del re, degli atti del re. Questo lo possiamo vedere un disegnino. Dove così, ecco, possiamo vedere come la divina volontà ha sempre regnato, ma come regna? Quello, la prerogativa, quello che vuole fare adesso è regnare come in cielo così in terra, come vita della creatura. Ora, la divina volontà nel manifestarsi e nel volersi comunicare nuovamente alla creatura si manifesta, le prime manifestazioni della volontà di Dio sono manifestazioni di volontà permissiva. Adamo ha peccato, come Adamo commette il peccato non era certo la volontà voluta di Dio, ma è stata permessa. Allora, prima del peccato di Adamo, nel regno della divina volontà, che regna sulla terra, tutta la volontà che si fa, la volontà di Dio, è una volontà voluta. È una volontà voluta. Allora, noi sappiamo già benissimo che tutto quello che accade o è permesso o è voluto da Dio. Non c'è niente che non sia o voluto o permesso. Ecco. Ma quant'è il permesso e quant'è il voluto? Allora, possiamo dire che, ecco, nel momento in cui Adamo cade e commette il peccato, da un 0 a 100%, 100% è tutta volontà permissiva. Tutta volontà permissiva, e infatti, vabbè, Dio non nega la libertà di Adamo, Dio sa, perché sa quali sono i suoi scopi, e sa che comunque raggiungerà il suo scopo di ripristinare il regno della divina volontà. Però, povero regno, è tutta volontà permissiva, Dio lo permette. Arrivare al regno della divina volontà non è altro che nella storia, nelle volontà singole, nel regno dei giudei, nella storia dei secoli, dei popoli, delle nazioni, della Chiesa, e andare da un 100% di volontà permissiva ad una volontà permissiva che diventa sempre più piccola e al suo posto entra la volontà voluta. Quindi il regno perfetto della divina volontà è un regno in cui dal 100% di volontà permissiva la volontà permissiva scende a zero, la volontà voluta sale al 100%. Allora, nel momento in cui l'anima entra nella divina volontà, è chiaro che entra in un mondo, in un posto dove, ecco, la volontà permissiva, certo, vediamo delle circostanze che sono penose, che sono, però nel momento in cui io mi metto nella divina volontà, tutto per me è volontà voluta. Allora, questo è il bello, nel senso che le circostanze non vengono più ricevute con, passivamente come atti, diciamo, che Dio l'ha permesso, ma Dio per me l'ha voluto. Allora, questo dipende dalla circostanza? No, questo dipende dalla mia attitudine con cui vivo la circostanza. È voluta, scusa, è voluta da noi o voluta da Dio? Voluta da Dio, perciò è voluta da me. La circostanza. Ecco. Il regno della divina, allora, è chiaro che il regno della divina volontà è un regno in cui si fa, non Dio, vabbè, si fa la volontà voluta da Dio, non la volontà permessa. Ah, in questo senso sì, diciamo, sì, in questo senso. Quindi, è cambiato il rapporto. Certo. Ci dobbiamo svuotare il nostro io e far entrare Dio di me. Sì. Allora, secondo, allora, io mi chiedo, nella vita del Verbo incarnato, lui si è incarnato, ha vissuto, è stato crocifisso. Allora, per Gesù Cristo, gli atti che lui compiva erano atti permessi dal Padre o voluti dal Padre? Voluti, voluti fortemente. Voluti fortemente. Anche alla sua morte. Anche alla sua morte. Tant'è vero che lui dice, ma io la mia passione l'ho architettata, l'ho disegnata in una maniera adorabile, precisa. Poveri giudei, si sarebbero stancati dopo il 40° flagello. Allora, l'attitudine del Verbo incarnato nella divina volontà, cioè io non faccio niente senza ciò che senza il Padre. Allora, è un atto completo di abbandono, ma il Verbo, regnando con il Padre, vuole lo stesso scopo del Padre, lo vuole con la sua stessa volontà. E forma in sé il regno puro della divina volontà, che è un regno di volontà voluta.
Per questo Cristo è re. Allora, per noi, per l'anima che vive nella divina volontà, vuol dire, ecco, questa trasformazione la può compiere soltanto la nostra convinzione. Non la compiono le circostanze. E dice, adesso smette quello che è permesso, inizia quello che è voluto. No, dipende dalla mia attitudine. Anche dalla grazia che vuoi ci dà. Sì, dalla mia attitudine, cioè dalla volontà divina. Sì. Allora, allora, nel momento in cui noi entriamo nella divina volontà, allora è bello pensare, cioè tutto è voluto. Io voglio lo stesso scopo di Dio e lo voglio con la stessa volontà voluta da Dio. Per esempio, la potenza delle pene volontarie. Leggiamo diversi capitoli, ecco. E Gesù dice a Luisa, le mie pene sono state, sono così potenti, hanno potuto redimere milioni di umanità se esistessero, e milioni di mondi se esistessero, perché sono pene volute, sono pene di volontà voluta, non pene di volontà accettata, non pene di volontà permissiva. Allora pure le pene. E le pene sono state volute come ministero, come ufficio, cioè scelto dal Verbo incarnato per operare la redenzione. Lui ha scelto le pene. Poteva scegliere un altro metodo, poteva scegliere un miracolo, la potenza, poteva scegliere una goccia di sangue, poteva scegliere l'urlo della redenzione, poteva scegliere qualsiasi altra strategia, qualsiasi altro modo. Ha scelto le pene atroci. Ma quindi anche Maria, quando ha detto il suo sì, era consapevole che lei avrebbe compartecipato a queste pene. Sì, era consapevole. Non si è tirato indietro. No. Allora, il fatto proprio che Maria Santissima, senza il regno della divina volontà, è la grande sconosciuta nella Chiesa, è proprio il fatto che noi le diamo l'onore dell'Immacolata Concezione. È bella, concepita Immacolata, cioè, non è merito suo. Il merito è il fatto di Maria Santissima, è che con ragione divina dal momento del suo concepimento ha sempre voluto, con lo stesso scopo e la stessa volontà di Dio, con la conoscenza di quella volontà. Per cui il suo fiat mi non è un fiat passivo di abbandono, un fiat romantico, un fiat... non è sia fatta, è si fa... Infatti quando Luisa entrava nei mari di potenza, cioè adesso finivo il mio giro nella creazione, ero entrata nell'incarnazione del Verbo ed entravo ora nei mari della Santissima. Parliamo sempre di sti mari, ma che sono sti mari? Nel volume 19, spesso e volte, anche Maria Santissima nel libro, questa parola, se non sia, diciamo, se viene letta così superficialmente, oh, che bel, un po', che libro sdolcinato, abbastanza romantico, il mare di amore, il mare di pene, il mare di gloria, eccetera, eccetera. Allora, il mare di Maria Santissima è proprio l'oceano immenso della divina volontà. Allora, dove si trova nella creazione un atto che ha con sé le stesse prerogative, le stesse qualità di come la divina volontà operava in Maria Santissima, nel mare? Allora lo chiamo mare, che non si chiama, non lo so, il ruscello, no, non so, il sole, l'aria, no, il mare. Il mare proprio per la profondità, per il continuo mormorare, per la sapienza, perché tutto è nascosto, dicevo, facevo come il mare, che tutto nasconde dentro quanti tesori aveva. Era un continuo mormorio, il suo incessante pregare. Allora in questi mari di potenza, la potenza più potente che si è spiegata in Maria Santissima fu quando lei ha detto fiat mihi, si fa. Addirittura in Maria Valtorta viene detto, quando Maria Santissima pronunziò il suo fiat mihi, con la conoscenza che aveva di ciò che questo comportava, di ciò che volesse dire per un verbo incarnarsi, per un verbo dover soffrire tutte quelle pene, per lei avere l'atto generante di quelle pene, lei si sentì investita come se una meteorite le fosse piovuta addosso. Quello fu il fiat mi di Maria Santissima. Fu soltanto la gioia di essere madre di Dio che non la fece esplodere istantaneamente, tanto che avrebbero dovuto andare a raccogliere i pezzi di Maria Santissima. Fu perché la gioia infinita la sosteneva nella pena infinita e viceversa. Pena finita.
che prima o poi finirà. La pena come pena divina ha un valore infinito perché è fatta nella divina volontà. Sì. E allora, così come per Gesù e così come per Maria Santissima, il loro atto era sempre un atto voluto insieme con la divina volontà. Così, per l'anima che vive nella divina volontà, vuol dire vivere nel regno della volontà voluta. Dice, ma questo Dio l'ha permesso, questo Dio, io lo voglio insieme con Dio, qualsiasi atto è voluto dalla creatura insieme con Dio. Allora questo è un atto, diciamo, ecco, ci vuole l'accettazione completa, la fede completa, la fede più pura per compiere questo atto, per dire in questo regno è un regno di atti di volontà voluta, non più di volontà permissiva. Perché altrimenti uno starei là a regnare, stare lì ad accettare. Infatti le fondamenta del regno della divina volontà e deve esistere perché già le fondamenta sono Gesù, la Vergine e Adamo. Certo, sì. Ora, le fondamenta sono Gesù come il Verbo incarnato sulla terra, la rivelazione del Padre sulla terra, Maria Santissima come colei che contiene in sé la paternità del Padre, che chiamiamo maternità di Maria Santissima. La Trinità sulla terra ha bisogno di un'altra persona. Questa persona è Luisa, l'anima che vive nel divino volere, ma anche gli atti di Adamo fatti nella divina volontà sono atti che procedono da questa Trinità sulla terra, dal vivere nella divina volontà. In realtà tutto quello che noi facciamo come volontà voluta nel regno della divina volontà è un atto trinitario, è un atto uno e trino. Infatti dice nella divina volontà ci sono gli atti triplici, dice Luisa, così come questi atti sono stati fatti dal Verbo, da Gesù, dal Verbo incarnato e da Maria Santissima, adesso ci vuole il suggello del terzo atto della Trinità in terra. Senza questo non si può compiere l'opera della creazione, semplicemente perché la Trinità non ha in sé, non ha l'immagine sulla terra. Ecco, non ha l'immagine sulla terra. Ed è talmente necessario questo, che è così come, diciamo, il facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e poi facciamo la donna, non è buono per l'uomo essere da solo, creiamogli una compagna, non è altro che l'eco eterno di quello che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo dissero, non è bello per noi stare da soli, usciamo all'infuori di noi, altrimenti dove mettiamo una nostra immagine? Allora ciascuna divina persona ha l'immagine di se stessa nell'altro, il Padre si rispecchia tra la sua stessa immagine nel Figlio, il Figlio nel Padre, lo Spirito nel Padre e nel Figlio. Ma la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, dove trova la sua immagine? Deve uscire fuori da se stessa. Allora, nel momento in cui loro vanno al di fuori di se stessi, devono per forza generare, devono generare una nuova Trinità sulla terra. Allora, il Verbo dice, ecco, manda me, io rivelo il Padre. La paternità del Padre è in Maria Santissima. Questo l'abbiamo detto anche l'altra volta. L'amore materno di Maria non è nient'altro che l'amore più sublime, l'amore più nascosto del Padre, che è talmente bello, talmente sublime, l'amore del nascondimento, l'amore che si sacrifica, quello che noi chiamiamo amore materno, che lo doveva per forza depositare in una creatura, altrimenti sarebbe rimasto nascosto nell'amore dominante che chiamiamo amore paterno. Ma lo doveva per forza distillare come una goccia e metterlo in una creatura, altrimenti noi come creature non l'avremmo visto, perché l'amore dominante è quello del Padre. Allora nella terra abbiamo il Verbo incarnato, l'amore paterno del Padre nella sua qualità più sublime che si chiama amore materno, è la procedenza della generazione infinita dei figli promessi ad Abramo, che sono i figli del divino volere. Quando Adamo peccò, è come se Dio avesse, nel momento in cui lui peccò, ma proprio in quello stesso istante, Dio fece la promessa della redenzione per dire non ti tolgo tutto, mi trattengo una cosa per me. Questa cosa che lui trattenne per sé era la famosa benedizione che poi si trasmette nell'Antico Testamento, la dai Abramo, Abramo Isacco, Isacco Giacobbe, Giacobbe Giuseppe, Giuseppe e Mosè, eccetera, eccetera, fino a Davide, Salomone e la stirpe di Giuda, fino a
Giuseppe Maria Gesù Cristo. Per questo si parla tutta di quelle genealogie, di quella qual è proprio è la benedizione, che è la promessa del dono del divin volere, la promessa di una genie, di una progenie, di una progenitura immacolata. Allora, quella è proprio la promessa del dono del divin volere, che venne, come dire, presa da Adamo e rimessa nell'umanità come in un'incubatrice. Allora, non neanche sapendo quello, esattamente quello che facevano i patriarchi di Antico Testamento, per questo era così importante questa benedizione al padre, al figlio, al padre, al figlio, al padre. Per questo la Genesi fa proprio il punto preciso dell'Antico Testamento di dire, guarda, qui è passato a questo, da questo è passato a questo, da questo è passato a questo, e tra le tribù quella di Giuda, e tra le tribù di Giuda, eccetera, eccetera. Proprio per dire, non possiamo perdere traccia di questa benedizione, è rintracciata generazione per generazione, da Adamo fino a Gesù Cristo. Il regno della divina volontà. Ma adesso non lo so se qualcuno di voi vuole, diciamo, portare dei, non lo so, delle osservazioni, delle domande a per noi, per insomma delle riflessioni così. Sì, a tutti, diciamo, viene rivolta. Cioè. E tu all'inizio hai parlato di dare gloria al Padre. Io mi chiedo se questa gloria potrebbe essere, come faceva Adamo all'inizio, corrispondere al suo amore infinito, no? Era un gioco di amore tra il creatore e la creatura. Però adesso, con Luisa, io penso che sia anche sopportare ciò che lui ci chiede, perché lui, il Padre è un progetto su ognuno di noi e ci chiede anche delle sofferenze, delle rinunce, quindi smotarci del proprio io per dare, diciamo, caricarci di questo amore non solo per adorare Dio ma poi per distribuirlo anche ai fratelli, perché Madre Teresa per esempio ogni mattina faceva un'ora di adorazione e poi andava a aiutare gli ultimi proprio, quindi potrebbe essere questo sì. Anche dare gloria al Padre, ma ecco per questo la Chiesa dice felice colpa e in realtà è felice colpa perché la Chiesa dice la interpretazione un po' diciamo superficiale del felice colpa e dire ah bene è stato commessa la colpa perché è venuto perché si è incarnato Cristo, come se Cristo non si fosse incarnato se non ci fosse stata la colpa. Ma in realtà nell'ambito delle conoscenze della divina volontà noi possiamo dire felice colpa perché il Cristo essendosi incarnato non è venuto solo come Cristo glorificatore, ma la sua gloria si è estesa ad un altro ufficio che è quello della redenzione. Allora, la volontà divina, come dire, viene a compiere degli atti, non soltanto atti di trionfo, ma atti di sofferenza, atti di sacrificio. E infatti, quello che c'è in più rispetto a quello che poteva fare Adamo nella divina volontà, sono proprio gli atti della divina volontà penante nell'umanità di Cristo. Quelli sono atti a cui Adamo non partecipava. Perché? Perché non aveva, non è che non esistessero, esistevano, ma non ne aveva la conoscenza, non ne poteva avere la conoscenza. Altrimenti avrebbe detto, vabbè, dice che sono redento, che pecco, non posso anche peccare, ho la libertà di... Non aveva, Adamo aveva in sé la scienza infusa di tutte le scienze naturali e... la conoscenza delle verità del vivere e del volere, come faceva atti nella divina volontà, così la conoscenza di Dio e del soprannaturale, dei suoi attributi, cresceva in lui. E lui si univa sempre agli atti della divina volontà celebrante, trionfante del Verbo incarnato. Ma non poteva unirsi agli atti del Verbo incarnato che redime e che soffre. Per cui felice colpa. Perché ha dato a Dio l'opportunità di manifestare il suo amore e di compiere degli atti che sono addirittura superiori a quelli che aveva compiuto all'inizio della creazione con Adamo. Ecco perché il vivere nella divina volontà non vuol dire tanto solo ritornare allo stato di Adamo prima della colpa, ma addirittura superare quello stato. Perché? Perché non soffriremo? Perché non moriremo? No, perché possiamo unirci agli atti eroici soffrenti della divina volontà nell'umanità di Cristo. Ma questo si può fare soltanto se noi ci uniamo all'umanità di Gesù. Certo. Perché altrimenti non... Ecco,
è proprio per questo, sì, esattamente, sorella, per proprio questo abbiamo detto l'atto primo della, che noi dobbiamo fare nella Divina Volontà è proprio quello di unirci all'umanità di Gesù, perché l'incarnazione del Verbo è il primo atto della Divina Volontà, è l'atto centrale rispetto a tutti gli atti, è l'atto necessario, come dire, una cosa che è prima, che è prima, che viene prima di tutti, è centrale nel senso che senza di questa gli altri non si reggono, ed è necessaria perché non avrebbe nessuna necessità, non avrebbe senso per gli altri atti di esistere, perché questi altri atti sono stati fatti per quest'atto primo, è proprio l'incarnazione del Verbo, è proprio l'umanità di Gesù. E l'ultima cosa, per un punto, io non ho capito quando Gesù dice a Luisa che lui è costretto a compiere tutti gli atti che le creature non fanno nella sua volontà. Che cosa significa? Che nel purgatorio noi vedremo tutti gli atti che noi avremmo dovuto fare e non abbiamo fatto, che adesso non mi è chiaro quando lui dice questa cosa, che lui ogni qualcuno volta rifà gli atti delle creature, deve rifare gli atti delle creature. Sì. Di ogni singola creatura. Qualcuno vuole. Non so. Sì, sì. No, Gesù li ha fatti tutti. Tutti. Noi dobbiamo prenderle e fare le nostre. Lui l'ha compiuto tutti questi atti. Ma quindi anche di noi. Sì, passaggio, presente e futuro. Dobbiamo prendere per noi. Noi dobbiamo prenderli e farli noi, farli noi. No, no, la Marina. Sì, sì. Farli nostri e riversarli pure sulle creature. Siccome lui è da poco che sta leggendo le cose, quindi quello che non sa è proprio perché non ha letto, quindi è bene che abbia un'idea. Certo. Sì, però siccome noi siamo, ci ha fatto liberi, noi dice questo è stato il gioco d'azzardo, no? La creatura l'ho voluta fare libera, quindi si può anche dannare. Io, cioè, no, adesso a parte tutto, siccome non siamo santi e pecchiamo tutti i giorni, no? Tanti ci dobbiamo sempre risollevare, eccetera, c'è anche l'altra parte che ci tenta sempre. Ecco, questo in vista del suo divin volere, ecco, lui ha già rifatto i nostri atti anche quando peccavamo, ecco questo che non sì. Maggiormente ha riparato, ha sofferto. Immaginiamo, sì, immaginiamo che la vita di ogni creatura è scritta in una pagina eterna. Allora, eternamente, ciascuna creatura esiste in Dio ed è stata pensata proprio da Dio. Allora, se abbiamo detto quanto eterni siamo nella mente di Dio, se abbiamo detto che una Trinità è una Trinità che crea e che proprio per il Verbo noi siamo stati creati, immagina quanto sono eterni, quanto sono eterni i nostri esseri in Dio. Noi siamo eterni in Dio. Allora, Dio ha pensato eternamente, ciascuno di noi ha scritto una pagina bellissima, che è una serie di atti stupendi che la sua divina volontà avrebbe fatto in ciascuna creatura, e sono atti di gloria, di adorazione, di amore, di creazioni infinite, di creazioni spirituali di gran lunga superiore alla creazione naturale. Questa è una pagina eterna che poi doveva trovare il suo svolgimento, la sua attualizzazione nel tempo in ogni creatura. Una volta che fiat entriamo nella dimensione dello spazio e del tempo, allora nella Divina Volontà questa pagina eterna inizia da sempre, tutti gli atti sono insieme, e entriamo in un nuovo ambiente in cui abbiamo spazio e tempo, e un atto si fa dopo l'altro, e allora entriamo nell'ambito proprio degli atti successivi, in cui uno viene fatto dopo l'altro, allora, come dire, fare una copia di questa pagina eterna, un atto dopo l'altro nella creatura. E questo è lo scopo della nostra vita, nient'altro. Allora, quanti paggi, quanti righi vuoti, quante cancellature, quanti strappetti, la bianchina, e cose quotidiane. Sì, allora, se fosse per noi queste pagine eterne andrebbero proprio completamente tutte rovinate. Allora, il padre, ecco, perché dice, questo è il mio diletto figlio in cui mi sono compiaciuto? Perché il padre trova nel figlio il compiacimento completo di tutto, di tutto, di tutto. Volere da quando è nato. Sì, tutte queste paginette, la mia, la tua, quelle di tutte le creature, da Adamo, lui le ha fatte tutte, le ha scritte tutte, anche nel tempo, erano scritte nell'eternità, lui le ha scritte pure nel tempo, ha fatto una copia perfetta, una fotocopiatrice perfetta, le ha attualizzate nel tempo. E proprio per questo la vita nascosta di Gesù è in un certo senso la grande sconosciuta all'infuori del regno della Divina Volontà, perché altrimenti che cosa si fanno quelle speculazioni per dire lui si preparava alla sua missione, non era giunto il suo tempo, doveva fare il lavoro più grosso.
quello di rifare tutte queste pagine. Comunque lui poi ha salvato tutte le generazioni, presenti, passate e future, quindi si è offerto per tutti, anche per chi non lo conosceva. Certamente, certamente. Quindi, il suo amore è andato... Sì, sì, tutti sono salvati, tutti sono salvati, chi è stato battezzato, anche chi non è, ecco, in Cristo sono tutti salvati. Ora, comunque, quest'opera che è stata fatta in lui, siccome noi siamo stati fatti ad immagine e somiglianza del Figlio, veramente diamo gloria al Padre quando diamo un'attestazione della nostra origine divina, così come il Verbo ha origine divina. Allora, così come il Verbo contiene in sé l'attualizzazione delle pagine di tutte le creature, anche noi, unendoci, prendendo la linfa vitale dal Verbo, attualizziamo in noi la nostra pagina e quelle di tutte le creature. Allora, la cosa che ci può fermare, ci può scoraggiare nella divina volontà è dire: oh mamma mia, quanto tempo ho perso, oddio, quante cancellature, quanti strappi, quanti vuoti nella mia, figuriamoci se devo rifare quelle degli altri, eccetera. E Gesù lo dice proprio: l'unico ostacolo che può impedire alla creatura di vivere nella divina volontà non è quanti peccati abbiamo fatto, ma la mancanza di confidenza, di fiducia. Di fiducia, di abbandono. La mancanza di confidenza. Tant'è vero che proprio nel volume 1 è interessante vedere come, questo mi sa che l'avete fatto anche con Riccardo, sì, forse, però magari diciamo una volta si fa tanto velocemente. Sì. Il volume 1 contiene tutto il passaggio, il volume 1, senza divisione di capitoli, senza numerazione di pagine, senza niente. Se lo si va a vedere, contiene passo dopo passo tutti gli aspetti della disposizione dell'anima per vivere nel divin volere. Infatti si conclude proprio con il dono del divin volere. E qual è una delle prime lezioni che Gesù diede a Luisa nella pagina 2, pagina 3? La prima cosa è il distacco. Il distacco dalle creature, la prima lezione è quella del distacco. E poi dice, non soltanto il distacco dalle creature, per esempio, perché Luisa viveva in una casa, cioè aveva la mamma, padre, eccetera, e poi a Corato si parla, come in Puglia, no? Ci sono questi discorsi, queste cose, entrava in un contesto proprio in cui, diciamo, c'è una cultura, che è proprio quella, diciamo, che viviamo noi normalmente. Allora Gesù dice, no, distaccati dai discorsi mondani, distaccati da tutto ciò che è polvere, tieniti continuamente fissata in me, distaccati dalle creature. E dice, io l'ho fatto continuamente nella casa di Nazareth, non puoi fare tu altrettanto? È quello che dice. E il secondo dice, non so, Gesù mi distaccò dalle creature, dopo che mi distaccò, pagina 1, pagina 3, 7, dopo che mi distaccò dalle creature, cominciò quell'altra opera di distaccarmi da me stessa, cioè l'annientamento di me stessa, l'umiltà. Dice, tu ti devi convincere che senza di me non puoi fare neanche un passo, pure il respiro non lo puoi neanche fare. Lei non riusciva neanche a muovere un passo senza di Gesù, gliel'ha fatto toccare. Allora, quando noi ci sentiamo che, tra l'altro, il volume 1 dell'anima, non è, diciamo, adesso l'ho letto, sono graduato, no, il volume unico è un volume ciclico. Noi possiamo vivere il nostro volume 1 nell'ambito di una settimana, nell'ambito della stessa giornata, nell'ambito di un mese, nell'ambito... È un volume ciclico che si raffina sempre di più, si rifà sempre di più, perché c'è sempre noi. Allora, così come cresciamo nelle conoscenze della divina volontà, Gesù non aspetta che noi siamo disposti al 100% di vivere nella divina volontà per farci vedere nella divina volontà. Allora, gli scritti contengono due aspetti, quello delle disposizioni, nel senso come fa l'anima a disporsi, e questi sono più che altro i primi 10 volumi, i primi 9-10 volumi, ma tutto in embrione è contenuto nel volume 1. E poi si inizia a manifestare tutte le conoscenze dall'11 in poi con le varie conoscenze della divina volontà, ciò che la divina volontà operava nell'umanità di Cristo, ciò che la divina volontà operò nella passione di Cristo, volume 12, tanti scritti sulla passione divina. E poi già nel volume 12 un pochettino si inizia a parlare della creazione, entra nella macchina della creazione e vede la divina volontà in atto del fiat creante che mette in moto tutta la macchina dell'universo. Poi nel volume 15 si inizia i vari 8 dicembre del volume 15, 16, 17 l'Immacolato Concepimento. E tutti questi temi che si intersecano e crescono tra di loro, che sembra una miscellanea senza capo né coda. Eppure poi nel volume 19-20 il tema della creazione esplode, nel volume 28 il tema della creazione dell'uomo.
Quindi qui si crea proprio il crescendo, la formazione del palazzo, delle colonne, gli ornamenti, il tetto, gli abbellimenti, eccetera. Il palazzo delle conoscenze. I primi 10 volumi sono il palazzo, diciamo, sono la formazione delle fondamenta e delle disposizioni. Allora, se noi dovessimo aspettare di avere nostri come santità delle virtù cristiane tutti quanti 10 volumi, non ci inizieremmo mai a vivere di un volere. Allora, per questo è una cosa talmente è buona, importante, continuare sempre a leggere le verità del divin volere. Magari per chi, ecco, inizia adesso, per noi iniziamo adesso, iniziare per esempio dal volume 11 in poi, però leggere anche dal volume 1. Così, e così continuamente le disposizioni le possiamo tenere sempre con noi e nello stesso tempo creiamo le conoscenze, perché le conoscenze stesse sono dispositive, ci aprono la disposizione. Man mano che creiamo nella conoscenza, veniamo disposti a vivere nel divin volere, perché queste verità ci eclissano l'umano volere. E quindi quello che sembrano dei sacrifici, delle cose astruse, impossibili, il distacco, smettere di pensare al passato, la rettezza dell'intenzione, la mortificazione, tutte queste cose qua, il retto operare, la mortificazione, che sembrano delle cose impossibili da fare se non siamo San Francesco, eccetera, eccetera. Impossibile. Senti, mi ha colpito molto il ragionamento fatto che a vederlo Cristo, il Verbo, già riparava, perché io comprendo il fatto dell'atto unico e quindi, ma Dio prima della creazione era puro spirito, divina volontà, e quindi non c'era né lo Spirito Santo né il Verbo, anche se loro sono sempre, cioè c'era, era uno prima della creazione. Nel momento in cui Dio puro spirito ha deciso del Nefia, perché o la creazione è eterna come Dio, e questo non è possibile, c'è stato un momento in cui faccio il tempo, e quindi il puro spirito è entrato nel tempo. Allora, nel momento però che entra nel tempo, entriamo anche nella Trinità, io ti dico il mio pensiero, entriamo, perché la Trinità è sempre stata, però dice la Sacra Scrittura, è puro spirito. Quello che mi ha colpito, scusa un attimo, quello che mi ha colpito è che questo Gesù, di cui noi abbiamo preso la somiglianza nel Verbo, in questo Gesù sicuramente a quell'epoca glorioso, perché se in quell'atto unico Dio Padre, in cui c'è anche il Figlio, e questo Figlio è corpo umanizzato che è morto in croce, e sta già riparando e sta facendo già tutto, e qua mi entra il discorso della caduta, mi si imbroglia, perché in Dio già è tutto previsto, perché nel momento in cui entra nel tempo ed entra in Adamo e Gesù il Verbo già ripara il futuro, e qua le cose mi si ingarbugliano. Capisco l'atto unico, quello lo comprendo. Guarda te. No, diciamo... Nel senso che non possiamo... Diciamo che cerco, perché se io volessi capire... No, ma non dico beata te nel senso che... Beata te che pensi di conoscere tu. Beata te nel senso che l'atto unico proprio è una cosa che noi non potremo mai completamente comprendere. Così, sì, allora, sì, sì. Allora, ma... questa risposta mi appaga. Sì, mi appaga, non posso comprendere come Gesù, c'è il Verbo, potesse già riparare la sua morte in croce prima ancora che Adamo cadesse. Allora, diciamo che Gesù ha voluto dare la prolissità di queste manifestazioni della storia, proprio per dire, qui sulla Terra... noi creature create proprio nello spazio e nel tempo non siamo programmate per conoscere, per comprendere appieno che cosa sia l'atto eterno, perché viviamo nello spazio e nel tempo, non viviamo nell'eternità. Però ecco, noi possiamo per grazia avvicinarsi alla concezione di questo punto unico, di questo atto unico, in cui tra l'altro anche prima della creazione, Dio è Trinità, non è mai stato un Dio che è unica persona, c'è sempre il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Se non lo troviamo specificato nel Nuovo Testamento, nell'Antico Testamento, è perché non era stato manifestato nell'Antico Testamento. Se stavano ancora aspettando il Messia, il Figlio di Dio, non c'era proprio l'unica persona che pregava il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, era Maria Santissima.
Nell'Antico Testamento si pregava il Dio di Isacco, il Dio di Abramo, il Dio di Giacobbe, era questo Dio che avrebbe dovuto in qualche modo, ecco, però siccome noi sappiamo che Dio ad eterno è Dio Trinità, è Dio comunicazione, proprio l'atto di Dio è un atto continuo di comunicazione tra le divine persone, è proprio quasi di necessità. Queste divine persone devono uscire da loro stesse, se no l'immagine di loro stesse non la possono imprimere, devono uscire fuori da loro stesse. Allora, la creazione è attualizzata nel tempo, ma la creazione è eterna in Dio. La creazione è eterna in Dio. Perché? Perché? Perché l'incarnazione del Verbo è eterna in Dio. Perché? Perché l'incarnazione del Verbo è eterna in Dio? Perché il Verbo si chiama Verbo. Perché la seconda persona si chiama Verbo? Le divine persone non hanno bisogno di comunicare tra di loro, di parlare tra di loro. Il Verbo, per questo il Vangelo di Giovanni, lui è l'aquila degli evangelisti, in principio era il Verbo. Qui non si parla del principio, diciamo, il momento in cui viene creato il tempo, si parla dell'atto unico, dell'atto primo, in principio. Allora, ci sono due principi diversi. Vediamo se il principio di Genesi, punto 1, in principio, quando Gesù creò il cielo e la terra, bla bla bla. Il principio di Giovanni è, in principio era il Verbo. Allora, l'ha chiamato Verbo? Dice, ma perché aveva bisogno di parlare? Proprio per fare il punto, lo Spirito Santo, il Verbo è tale ed è in principio, proprio perché è quello che manifesta il Padre. Allora, perché chiamarlo Verbo se non deve manifestare? E a chi deve manifestare se non alla creazione? In principio era il Verbo, ci dice che la creazione è eterna in Dio. Perché il Verbo, come seconda persona della Santissima Trinità, non si chiama seconda persona della Santissima Trinità, si chiama Verbo, perché è quello che comunica. A chi? Al Padre? No. Non hanno bisogno del Verbo. Si comunica alla creazione. Allora, già il fatto che in principio è il Verbo, in principio nell'eternità c'è Dio che crea, è Dio che si incarna. Sì, io su Radio Maria ho sentito dire che Gesù si sarebbe incarnato anche se non ci fosse. Certo. L'incarnazione del Verbo è atto primo, atto centrale, atto necessario. Atto necessario non soltanto per la nostra salvezza, ma per noi si incarna. Infatti si incarna, altrimenti Adamo non avrebbe potuto vivere nel divin volere. Però al di fuori delle conoscenze della divina volontà è difficile da comprendere il perché. Perché? Perché solo nell'ambito della divina volontà, in un'umanità in cui la volontà umana è unita alla divina e compie atti divini, questo prodigio divino ha il suo modello nel Verbo incarnato. Senza questo modello, Verbo incarnato, il vivere nel volere non esiste. Non esiste. Non esiste. E la creazione non sarebbe stata creata. Allora, proprio perché questo modello è eterno, anche se Adamo peccò, dato che il modello eterno è operante, già c'è la soluzione in questo modello eterno. E allora Dio è ancora più glorificato nel nonostante la disubbidienza, nonostante il male, nonostante la disubbidienza di Lucifero e la superbia di Lucifero, nonostante tutto questo, il tutto è contenuto nel Verbo in eterno, è rifatto, è riparato, ed è per cui non fermò la creazione, altrimenti non avrebbe dovuto andare oltre. Adesso, quello è un altro aspetto dell'immagine della Santissima Trinità e della creazione, ecco. Andiamo a quell'altro principio, il principio di Genesi. Adesso non so esattamente quotarla, ma come dice, in principio quando Dio creò il cielo e la terra, le acque, dice, formavano questo disordine, c'era un disordine che faceva paura, la terra era desolata, e lo Spirito aleggiava sulle acque. Allora questa scena, prendiamo questa scena, allora il Fiat Lux viene dopo, il Fiat Lux. Iniziamo a vedere l'immagine della Santissima Trinità in eterno, iniziamo a vedere la creazione che come fermenta all'interno della Santissima Trinità. Quando Dio creò il cielo e la terra, lo Spirito aleggiava sulle acque. Abbiamo tutte e tre le divine persone.
cielo e il padre. Ecco. Il cielo è il padre, la terra. La terra è il figlio. Allora, le acque che cosa sono? Le acque erano, diciamo, in eterno. Allora, pensiamo prima del fiat lux, quando se non c'è tempo non esistono le leggi naturali, vuol dire non esiste la fisica, non esistono le nebulose, non esiste la gravità, non esiste niente. Allora, per questo noi, con la nostra immaginazione, possiamo immaginare tutto orrido, come facciamo a immaginare le particelle che si muovono nel caos completo? Allora, questa è un'idea pallida della creazione in Dio e della Santissima Trinità, voglio dire, prima del Fiat Lux. Allora, il Fiat della creazione, il Fiat Lux, non è tanto un fatto di creare le cose dal nulla, ma di ordinare le cose nello spazio e nel tempo, che erano dentro di loro. Perché sono uscite fuori. Ecco, perché se noi immaginiamo, allora, le acque, noi sappiamo che c'è lo stato gassoso, lo stato liquido e lo stato solido. Quando c'è il nucleo che si forma, il neutrone, i protoni, gli elettroni, eccetera, la pietra è lo stato solido. Le acque sono proprio le particelle, diciamo, solide, che vagano in un modo, non è solido, non è gassoso, all'interno dello spazio vuoto. Queste sono le acque. Allora, lo spirito aleggiava sulle acque. Allora, la particella verbo che si incarna, la terra, si muove nello spazio. Il padre e il figlio sono le acque. E lo spirito aleggia sulle acque. Ecco perché non possiamo vivere senza acqua. La Madonna dove apparisce l'acqua e tutto il resto è collante. È lo spirito praticamente che si vuole donare a noi, e noi forse non capiamo nemmeno questa forma, proprio l'acqua, che dove appare la Madonna c'è l'acqua, c'è un perché. Ci vuole salvare anche attraverso l'acqua. La fontana è la terra, quindi acqua e terra a Fatima l'aria, che è lo spirito. Allora, entrando, sì, allora, proprio nelle scritture, proprio nel principio, il principio di Giovanni è il principio eterno, con il verbo che si incarna, il verbo che è, il principio di Genesi ci fa vedere al momento della creazione, è il momento in cui, proprio, come dire, la creazione è eterna in Dio, addirittura Dio porta l'immagine delle cose create prima che fossero create per descrivere se stesso. Quando poi si crea il tempo, le leggi naturali, si iniziano a formare le nebulose e quindi, diciamo, come dire, anche fuori di loro iniziano a creare l'immagine dell'interazione delle particelle solide nello spazio vuoto, regolate dallo spirito. E quindi si formano i centri di gravità, le nebulose, a un certo punto il cielo è bello, le stelle si muovono, le costellazioni e tutto quanto. Perché tutto è regolato secondo, diciamo, leggi naturali nello spazio e nel tempo. E lì si manifesta proprio la Trinità e inizia a uscire fuori da se stessa. Però per dire quanto è eterna la creazione in Dio. Prima del Fiat Lux, quando Dio creò il cielo e la terra, lo spirito aleggiava sulle acque. Padre, Figlio, Spirito Santo. Quando nell'Apocalisse vidi nuovi cieli e nuova terra, perché la terra di Dio era passata, cosa si intende in questo caso? Che questa nuova cieli e nuova terra era già nella mente di Dio, ma stiamo parlando di nuovi cieli e nuova terra materiale o qualcosa di un'altra dimensione? Cioè, lui vuole trasformare questa terra ormai. Sì. Della sì, beh, quello che possiamo dire è che, ecco, diciamo che Cristo è il Verbo incarnato, è la terra pura, lui viene, è il figlio dell'uomo, il figlio dell'uomo vuol dire che il figlio è il discendente nel tempo della terra purissima, cioè proprio di Adamo innocente. Allora, la terra pura è in Cristo, lui si è incarnato, ha preso carne, e pur essendo senza peccato, però ha preso carne e si è addossato su di sé come fossero suoi i peccati di tutti quanti. Allora è come se questa terra si fosse sporcata in un certo senso. Allora perché noi diciamo che venne fatto, dice la scrittura, il Salmo, Cristo
venne fatto al di sotto dell'angelo, diceva, al di sotto dell'angelo, per un poco al di sotto dell'angelo, di poco al di sotto dell'angelo, l'uomo al di sotto dell'angelo. Perché? Allora, se noi consideriamo la natura dell'angelo, la natura dell'angelo è natura di puro spirito, la natura spirituale è purissima. Allora, l'uomo al di sotto dell'angelo, in realtà l'uomo puro, l'uomo è il verbo incarnato, è di gran lunga al di sopra dell'angelo, perché l'angelo è stato creato per adorare la divinità nel verbo incarnato e dovunque la divinità opera. L'angelo è stato creato per adorare la divinità dove regna, che sia nella Santissima Trinità, nel Verbo Incarnato, in Madre Santissima, o in qualunque creatura in cui la divinità regna, la divina volontà regna. Allora, come dire, in San Paolo poi si legge che Gesù si fece peccato. Lui, per lui, pur non essendo peccato, la sua incarnazione, proprio come leggiamo nei volumi, fu la sua crocifissione. La sua incarnazione fu la sua passione. È come se si fosse incarnato in una terra che a lui dava pene atroci, quella dell'incarnazione. Pur non essendo senza peccato, si incarnò in una terra che era stata violata. Allora, se pensiamo all'uomo caduto, è chiaro che la natura dell'angelo è superiore a quella dell'uomo. Ma quando l'uomo si trova già nello stato di grazia, ancora di più nella divina volontà, avendo non soltanto natura spirituale ma anche natura corporea, la natura dell'uomo, la terra dell'uomo, è di gran lunga superiore alla natura angelica, perché Dio decise di incarnarsi di essere spirito e carne, di essere cielo e terra, non soltanto puro spirito. Allora, se vogliamo i nuovi cieli e la nuova terra, la natura dell'uomo spirituale e materiale, secondo l'ordine originario della divina volontà, i cieli e la terra, diciamo, dell'uomo caduto, in cui, diciamo, la terra è una terra violata, non ci saranno più. Adesso questo lo possiamo considerare come un breve momento. A me piace pensare che Dio vuole ricevere talmente tanta gloria, riceverà e riceve in eterno talmente tanta gloria dalla sua creazione, che il regno della divina volontà si svolgerà sulla terra, ma per centinaia e centinaia e centinaia di migliaia di anni. A me piace pensare che noi siamo proprio i progenitori, non soltanto del regno della divina volontà, ma proprio dell'uomo. Immagina, perché quindi quando si sente parlare di fine del mondo, di cataclismi, ma come fa se il regno della divina volontà deve ancora venire? Devono venire questi cieli nuovi, questa terra ancora nuova. Non regna, tu dici, le creature lo fanno regnare. Già in ciascuna creatura può formare il regno completo, però ecco, quanto è completo questo regno in ciascuno di noi? Quando vediamo come, il nostro compito nella nostra vita era partito da la considerazione della pagina, no? La pagina eterna, la pagina che si totalizza nel tempo, che c'è tutte quelle cancellature, tutti quei vuoti, quelle cose. Allora noi basta la creatura che vuole vivere nel divin volere, quest'atto di fiducia per dire io rendo questo tuo entrare nella divina volontà, lo rendo retroattivo, non vedo più niente, vedo soltanto il mio divin volere, perché nella divina volontà non può entrare niente che non sia perfettamente puro. E allora, se noi entriamo nella divinità nella divina volontà con tutti noi stessi, niente resta in noi, né una parte di noi stessi che resta fuori. Allora, per un miracolo, un prodigio infinito, proprio Dio, tutto i nostri vecchi cieli e terra non esistono più. Nuovi cieli e nuova terra. Ecco, per questo, se poi chiudiamo magari, se da un punto di vista dobbiamo sempre andare avanti con le conoscenze della divina volontà che ci rapiscono, che ci impediscono di pensare a noi stessi, ci impediscono, per esempio, ci impediscono di dire, di pensare ai nostri casi, alle nostre situazioni, ma vogliamo soltanto sguazzare negli atti della divina volontà, pensare a questi atti. Allo stesso tempo, per aumentare la nostra capacità, per sentirci nulla, è importante anche crescere in queste disposizioni e vedere come già proprio nel volume primo il distacco, l'umiltà,
non pensare al passato, la rettezza di intenzione, la carità sopra di tutto, la mortificazione. Tutti questi sono passi che comunque devono compiersi e devono stratificarsi ciclicamente in ciascuno di noi. Per questo, ecco, rimanere, diciamo, troppo sui primi volumi vuol dire impedirsi e privarsi del volo nella divina volontà. Andare, diciamo, troppo in alto, allora fa succedere quelle cose che poi dicono, ah, questi sono dei fanatici e sì, si credono che sono degli arrivati. Ma il cammino di Luisa è il migliore di tutti. Però, Marina, questo creare Dio, noi cielo e nuova terra, no? Ogni atto che la creatura compie, lui crea nell'anima questi cieli, questa terra fiorita, questo mare, sì. Ecco. Spirituale, spirituale. Mamma mia, tu adesso hai portato, diciamo, una considerazione che sarebbe... Ci sarebbe da parlare. No, ci sarebbe proprio, diciamo, sarebbe l'inizio del giro dell'anima nella creazione, che io spero che possiamo continuare, diciamo, a fare, perché la creazione è proprio, diciamo, la manifestazione, le membra di Dio, il nostro compito e di racchiudere in noi tutto ciò che è nella creazione, come Maria Santissima, racchiudere in noi tutta la creazione. Allora, la bellezza possiamo vedere già seguendo proprio il processo della Genesi, è il cielo, e poi le acque vengono divise, viene formata la terra, e queste acque a dividere le acque sopra e sotto, e poi vengono formate le stelle e il sole. Già questa progressione di cose create da cose inferiori a cose maggiori, ossia cose con un grado diverso e crescente di perfezione, non è nient'altro che il modello della creazione spirituale che Dio vuole fare in ciascuno di noi. Allora, la cosa bella che possiamo fare insieme, se abbiamo l'opportunità, è di fare un giro nella creazione. Non è soltanto il fatto di dire, ecco, ti amo nel sole, ti amo... No, è vedere, è fare entrare in questi atti della creazione, è mangiare, fagocitare, entrare, fare entrare questi atti noi, così il modello della creazione che è fuori di noi può essere ripetuto all'interno di noi. E Dio può dire, questo è il mio diletto figlio, questa è la mia diletta figlia, in lei sono compiuta, perché il modello completo della creazione, ossia l'atto della divina volontà chiamato cielo, atto della divina volontà chiamato stella, atto della divina volontà chiamato sole, atto della divina volontà chiamato non ti scordare di me, atto della divina volontà chiamato mare, eccetera, eccetera, sono tutti presenti, attivi, inclusi nell'anima. Allora, per questo dicevo, il vivere nella divina volontà necessariamente implica, per essere atto compiuto di volontà divina, che noi abbiamo questi atti dentro di noi. Quindi il girare nella divina volontà è l'unica attività plausibile per un'anima che vive nella divina volontà. Non è un afflato romantico o un qualcosa di... No, devo continuare a nutrirmi di quegli atti, perché questi atti si possano ripetere, confermare dentro di me. Allora, la prima cosa che Luisa fa nei suoi giri nella creazione è mettere il suo ti amo, perché alla fine, all'inizio lei non sapeva, ma che fa sta divina volontà nel cielo? E dice, che bella si è, che fa la divina volontà nella terra? Allora dice, Gesù, continua a mettere il tuo ti amo e vedrai che il ti amo ti dà il diritto di possesso, le cose create si sentono legare da te, si sentono, qua questa mi ama, io mi devo dare, questa mi dà, ma io mi devo rivelare. E allora spacca la pietra questo ti amo, e l'atto contenuto in ciascuna cosa creata si manifesta non come la cosa creata in sé, non come lo scopo terreno della cosa creata, ma come atto operante della divina volontà in ciascuna cosa creata, si manifesta e l'anima lo può fare atto suo, lo può vivere. Infatti poi i giri nella creazione iniziano col ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, e continuano con Luisa che fa compagnia a Gesù nell'atto, e poi non soltanto fa compagnia ma racchiude questo atto e poi gli fa fare, addirittura quando Gesù non viene da lei, lei chiama il sole, dice, nel sole ho gritato, vieni Gesù, e lei diventa talmente padrona della divina volontà presente in ogni cosa creata che gli fa fare esattamente quello che gli pare. E che cosa vuole? Vieni, venga il tuo regno. Allora la cosa che si può fare, diciamo, che poi diventa uno dei tanti infiniti giri dell'anima nella divina volontà, e muoverci su due dimensioni. La prima dimensione, diciamo, andiamo a vedere le varie cose create, con la stessa progressione della Genesi, e esaminiamo quali sono gli atti che la divina volontà fa in ciascuna cosa creata. E poi vediamo per ciascuna cosa creata
quali sono gli atti che io posso fare in questa cosa creata? No. E poi arriva Bruno, me ne devo andare. Sì, no? Sì, sì, certo. Grazie a tutti, 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 graz